Bene, penso che possiamo iniziare senz'altro e allora un buongiorno a tutti e un cordiale benvenuto a questo nostro incontro, il primo di una serie di sei altri incontri che sono previsti attorno appunto alla esortazione apostolica post-sinodale sull'amore nella famiglia, Amoris Laetitia. Ecco, da parecchi anni l'avvio dell'anno pastorale, accompagnato dalla proposta di tematiche teologico-pastorali di particolare interesse e rilevanza. Quest'anno difficilmente si poteva ignorare un documento come l'Amoris Laetitia, e non tanto per i consensi o per, come dire, le perplessità di cui questo testo è soggetto, ma per i contenuti e direi l'approccio innovativo al tema della famiglia, anche se qui va precisato, cioè a questo proposito del tema sulla famiglia, è bene tener presente che l'argomento centrale non è di per sé sulla dottrina del matrimonio e della famiglia, ma sull'amore nella famiglia. È un testo esigente che sfida chi è disposto a prenderlo sul serio e provoca, in particolare, gli operatori pastorali, li provoca ad una seria riflessione. Non è possibile comunque un approfondimento sistematico del testo, per ovvie ragioni di tempo, per cui abbiamo dovuto compiere una scelta che tenesse conto di alcune esigenze pastorali di più, come dire, forte impatto. Ovviamente il contenuto non è qualcosa di assolutamente nuovo, esso è frutto di un lungo percorso, e non soltanto del percorso dei due ultimi sinodi che l'hanno preceduto, ma di un processo più ampio di cui un momento, mi pare ineludibile, è stata l'enciclica di Giovanni Paolo II, la Familiaris Consortio. Ecco, proprio ricostruire questo percorso in vista di una comprensione più puntuale della continuità per un verso e della novità dell'Amoris Laetitia, abbiamo chiesto un contributo alla professora Andrea Grillo. Beh, chi è il professor Grillo? Penso che tutti quanti più o meno avete un'idea di chi sia, è qui davanti comunque a noi. Come dire, oserei considerarlo un amico della Chiesa di Vicenza, non so se è troppo, penso di sì, per i numerosi suoi contributi nell'area liturgico-pastorale. Alla fine di questo mese sarà ancora presente qui a Vicenza per un incontro particolare sul diaconato femminile, dico così. In ogni caso, due parole penso di presentazione. Sì, ecco, laureato in giurisprudenza all'Università di Genova, laureato in teologia presso l'Istituto Liturgico di Santa Giustina in Padova, docente ordinario di sacramentaria e liturgia presso il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma e presso l'Istituto di Santa Giustina in Padova, come professore invitato ha insegnato presso la Facoltà Teologica di Lugano e nella Facoltà Teologica della Gregoriana. È autore di un cospicuo numero di pubblicazioni, quindi la sua bibliografia è molto ricca. Vi rinvio, come dire, a internet dove c'è l'elenco dei suoi contributi. Ecco, io lo ringrazio di aver accettato e ha accettato senza nessuna forzatura, proprio volentieri, il che mi fa supporre appunto che venga volentieri a Vicenza. Ecco, lo ringrazio in anticipo e senz'altro allora cedo a lui la parola. Grazie a Don Luciano, grazie all'invito che mi avete rivolto attraverso di lui per questo percorso di riflessione che facciamo, che cominciamo, perché voi lo continuerete in altri cinque incontri. L'oggetto della riflessione è appunto non solo e non tanto Amoris Laetitia nella sua integralità, ma un percorso di riflessione sulla prassi, sulla dottrina che la Chiesa fa in questi ultimi anni e che, come vedete bene fin dall'inizio, se avete preso il foglietto che ho distribuito come schema del mio intervento, è
richiede a noi, e credo questo sia uno dei fatti più interessanti che Amoris Laetitia può suscitare, non è detto che susciti questa reazione, perché c'è chi ha recepito il documento, che è molto giovane, nel senso che sapete che è stato presentato l'8 di aprile, è firmato alla fine di marzo, il 19 marzo, ma la presentazione ufficiale lo conosciamo dal giorno 8 di aprile, e quindi sono poco più di 6 mesi. Ma ha avuto una recezione entusiastica in gran parte della Chiesa, o scandalizzata in una piccola parte della Chiesa, perché appunto se lo si valuta da solo e se si hanno in testa delle categorie rigide, un po' ingenue, un po' anche meschine, o non ci si ritrova, dice ma che com'è che qui adesso cambia tutto, oppure si può anche dire non cambia niente. Allora questi due atteggiamenti vanno immediatamente superati, anche se con fatica, a seconda delle persone o delle zone del mondo, perché tenete conto, il Papa sa bene e i Vescovi sanno bene, proprio perché il Sinodo ha il senso di metterli insieme nelle loro differenze, nella comunione della Chiesa Cattolica, ma il sinodo è uno strumento per onorare le differenze. E guardate che nella dottrina cristiana cattolica non c'è niente come la famiglia che abbia bisogno di differenze. Perché altro essere famiglia in Brasile, altro esserlo negli Stati Uniti, altro essere in Burkina Faso, altro esserlo a Nuova Delhi, altro esserlo a Tokyo o a Vicenza. No, non pensiamo, sì, la famiglia è la famiglia ovunque. Questo è il nostro pregiudizio, ma le tradizioni familiari sono molto diverse all'interno della Chiesa, non fuori, dentro la Chiesa. E questo l'abbiamo capito solo da 50 anni. Tenete conto che questa coscienza è recentissima, dal Vaticano II in poi. Noi sappiamo che le differenze tra i continenti non sono solo differenze geografiche, sono differenze storiche, differenze culturali, differenze di modi di parlare, di pensare, di vivere, che non impediscono la comunione, ma hanno bisogno di una grande finezza nell'approcciare le questioni. Allora, sulla base di questo ragionamento generale, il percorso che voglio farvi fare, come vedete, comincia da un atto di umiltà. L'atto di umiltà è: la storia non comincia con Amoris Laetitia, ma neanche con Familiaris Consortio, che sono i due documenti più prossimi. Uno ha soltanto 6 mesi, l'altro ha 35-36 anni. E sono i più giovani. Ma abbiamo, almeno in Europa, una storia che è molto lunga, di 2000 anni, di cui vi invito a considerare gli ultimi 170 anni. Solo alla luce degli ultimi 170 anni, di una storia che comincia da Pio IX e arriva a Papa Francesco, noi capiamo i nostri imbarazzi e le nostre nuove occasioni che non possiamo perdere. Dunque, un primo passo di carattere storico, molto sintetico, poi appunto nel dibattito e nelle letture che potrete fare per conto vostro scoprite tesori in questi 170 anni. Io vi do alcune linee di fondo per interpretarli e per capire nel secondo passaggio, altrettanto sommariamente, i contenuti fondamentali di Amoris Laetitia, dove Amoris Laetitia appunto ci permette di uscire da certi blocchi che avevamo maturato in questa storia recente. Terzo passaggio, che vedete intitolato Pensare la fisiologia per capire e curare la patologia. Noi dobbiamo capire la fisiologia dell'amore, del matrimonio e della famiglia per imparare a curarne le patologie. Questo per, diciamo, avrete notato sia da preti sia da laici, da uomini e donne sensibili nella Chiesa, che uno dei rischi che anche 6 mesi dopo la presentazione del documento noi corriamo è di leggere di Amoris Laetitia soltanto quelle parti che riguardano divorziati di sposati, omosessuali, famiglie di fatto. Il discorso riguarda anche queste cose che tratteremo, ma riguarda l'esperienza dell'amore, della famiglia, del matrimonio regolare. È lì che dobbiamo cambiare.
No, non possiamo cambiare solo le conseguenze sulle patologie, è l'approccio alla fisiologia che va cambiato. E che non cambia solo da Amoris Laetitia, è già cominciato a cambiare dal Vaticano II in Familiaris Consortio e in Amoris Laetitia in modo ancora più chiaro. Per questo il quarto passaggio, quasi conclusivo, è continuità e discontinuità tra Amoris Laetitia e Familiaris Consortio alla luce di tutto questo discorso, per chiudere proprio con alcune battute a metà tra le provocazioni pastorali e, come dire, il mettere in moto le vostre reazioni su come cambia il modo di pensare l'oggetto e i soggetti di benedizione, di riconciliazione e di comunione nella Chiesa. Questo è, alla fine, in modo molto fuori dai denti, vi dirò alcune prospettive di quello che comincia a cambiare. E devo anche dirvi questo, la Chiesa di Vicenza è una diocesi italiana, tante altre diocesi stanno facendo quello che voi state facendo, cioè si mettono in gioco, chiamano relatori, radunano la Chiesa, gli operatori pastorali, e ogni diocesi ha i suoi ritmi. Ci sono diocesi che sono ancora assolutamente ferme, non hanno ancora fatto nemmeno quello che state facendo voi, altre diocesi che sono già, come dire, sono già in fuga dal punto di vista ciclistico, sono già avanti. In particolare, non so se abbiate saputo, nella diocesi di Modena questo lavoro che state facendo voi oggi l'hanno fatto a maggio-giugno, quindi subito, e il vescovo di Modena, Monsignor Castellucci, ha già fatto una lettera pastorale che si intitola Il Signore costruisce la casa, che è 64 pagine di applicazione pastorale di Amoris Laetitia, dove c'è tutto. Famiglie felici, famiglie infelici, convivenze, nascita dei figli, invecchiamento, crisi familiare, ogni dinamica esaminata da Amoris Laetitia, pensata nella diocesi con gli uffici preposti, con gli interlocutori, con l'organizzazione. Questa è una cosa più unica che rara, che è stata fatta in anticipo su tutti, penso a livello mondiale, nessun vescovo ha fatto una cosa del genere, è in Italia ed è un primo esempio. Quello che Amoris Laetitia determina, venendo fuori da un sinodo, è un lavoro sinodale nelle singole diocesi. Modena l'ha fatto, altri lo faranno con i loro tempi, come è giusto, perché appunto Modena aveva forse anche condizioni di particolare favore per la sua storia, e questo va considerato, ma quell'esempio è un buon esempio di lavoro pastorale a partire da Amoris Laetitia. Allora, questo è il percorso, adesso cominciamo dalla parte storica. E come vedete, io vi propongo in questa parte storica un movimento a ritroso. Cioè, non partiamo da Pio IX, arriviamo a noi, a Francesco, per ragionare soltanto in termini di papi, ma facciamo il contrario, da Francesco retrocediamo fino a Pio IX. E guardate, non avevo mai fatto questa riflessione, su questo tema penso da un po' di tempo, perché mi sono reso conto subito, quando ho cominciato il primo dei sinodi del 2014, che io, soltanto dal punto di vista teologico, diciamo come teologo professionista nella Chiesa, mi dovevo aggiornare circa questa storia. Ho cominciato a leggere, ma solo per questo incontro ho pensato, ogni generazione, più o meno ogni 25 anni, noi abbiamo una tappa di una trasformazione. Amoris Laetitia, Familiaris Consortio, sono 35, un po' di più, ma è, come dire, una generazione che si rende conto che la prima apertura significativa di Familiaris Consortio, di ricezione del Vaticano II, a livello pastorale generale, non bastava più. E non bastava più perché Familiaris Consortio traduceva in larga parte il Vaticano II come una nuova istanza di soggettività della famiglia, dell'amore, del matrimonio. In un certo senso, Familiaris Consortio ha iniziato un percorso di traduzione del Vaticano II che legge le famiglie, i matrimoni, le esperienze di amore che cambiano le vite di uomini e donna, non semplicemente come oggetti di cura pastorale, ma come soggetti di pastorale. Questa è una novità che dal Concilio a noi ha avuto una sua dinamica significativa. Però attenzione,
Perché appunto questo doppio passaggio, Vaticano II, familiaris consortia, amore e letizia, ha una storia che pesa su di lui. Ed è, diciamo, la storia dei movimenti di retrocessione successivi. Perché appunto il Vaticano II elabora una lettura della famiglia alla luce di quello che più o meno 30 anni prima Pio XI aveva scritto in Casti Connubi. Questa enciclica del 1930, che è l'enciclica che riprende tutto il linguaggio ottocentesco, ma formula per la prima volta una competenza esclusiva della Chiesa sul generare figli. Il tema che sta sotto è legittima la contraccezione? E la Chiesa nel 1930 dice con molta forza, molta durezza, solo Dio fa nascere i bambini, non gli uomini. E questa è una posizione forte che ci portiamo dietro ancora ad oggi, ma che nel 1930 è formulata con particolare drasticità. Dal 1930, andando indietro, troviamo un'altra tappa, un po' meno di 25 anni. Nel 1917 noi abbiamo, per la prima volta nella storia della Chiesa, la codificazione del diritto canonico. Voi direte, ma cosa c'entra questo con la famiglia? No, c'entra molto. Perché per la prima volta, notate, 1917, questa non è né dottrina del Nuovo Testamento, né dottrina del primo millennio, non c'entra il Concilio di Trento, non c'entra nemmeno la Chiesa del Settecento. Solo nel 1917, quindi un secolo fa, abbiamo cominciato a pensare la vita familiare come un corpus di leggi a cui obbedire. Questa non è antico patrimonio della Chiesa, è la novità napoleonica introdotta nella Chiesa un secolo fa, che ha avvelenato i nostri discorsi. Tutti noi, laici, preti, quando parliamo del matrimonio, rischiamo di parlarne solo giuridicamente, il che è una dimensione importante, ma che pensata col modello della codificazione ci rende generali e astratti. Non incontriamo i vissuti delle singole persone. Vedete che all'inizio del mio schema ho messo una frase, una delle frasi più pesanti di Amoris Laetitia, in cui il Papa, ripetendo cose che sono scritte già dai vescovi, dice: a volte il nostro modo di presentare le convinzioni cristiane e il modo di trattare le persone hanno aiutato a provocare ciò di cui oggi ci lamentiamo. Abbiamo bisogno di una autocritica, e l'autocritica è, nel passaggio che stiamo facendo, un'autocritica che la pastorale deve fare nell'aver dato troppo spazio a un'impostazione generale e astratta in materia matrimoniale sul piano giuridico. Ma non basta questo, perché prima del codice del 17, nel 1880, c'è forse l'enciclica che ha inaugurato questo stile, che è un'enciclica di Leone XIII, che si chiama Arcanum Divine Sapientiae. Siamo nel 1880, siamo in una chiesa assediata dallo Stato moderno, la breccia di Porta Pia di 10 anni prima. Provate a pensare, dal punto di vista proprio spirituale, emozionale, come una enciclica scritta nel 1880 sul matrimonio diventa una sorta di roccaforte della competenza esclusiva della Chiesa in materia matrimoniale contro lo Stato moderno. Detta così e detta in modo astratto, diciamola concretamente, nel 1880 Leone XIII dice: solo la Chiesa ha competenza in materia di matrimonio, non gli Stati. Sta contestando una cosa che è cominciata da qualche decennio e che, riletta oggi, noi neanche la capiamo, perché ormai è ovvio che in alcune materie è lo Stato competente. Nessun vescovo dubita più di questo oggi, nel 2016. Nel 1880 ci si poteva illudere che in materia matrimoniale solo la Chiesa aveva competenza. La storia ha dimostrato che non è così, ma notate, la teologia sa che non è così.
Perché la teologia sa che in campo matrimoniale, nel sacramento del matrimonio, logiche della natura, logiche della cultura e logiche della fede devono intrecciarsi. Non si possono giocare una contro l'altra, perché non hai più il sacramento. Il sacramento è fatto di logiche naturali, il desiderio dell'uomo verso la donna e della donna verso l'uomo. Il fatto che questo desiderio sia organizzato culturalmente su livelli, appunto, di leggi, di disposizioni, di tradizioni, e che tutto questo sia riletto dalla Chiesa in termini di sacramento. Questo gli antichi medievali lo sapevano perfettamente. Dal 1880 noi ce lo neghiamo dentro la nostra tradizione. Diciamo no, su questo parla la Chiesa, non lo Stato, non la natura. Non è così, non è più il matrimonio, è un'altra cosa. L'ultima retrocessione, non ne facciamo altre, torniamo di una generazione prima del 1880, nel 1852, in un documento di Pio IX troviamo per la prima volta affermata quella realtà, che poi col codice è diventata assolutamente tranquilla, che anche oggi ripetiamo, che il matrimonio tra due battezzati è ipso facto sacramento. Questa idea, attraverso il codice, è diventata una sorta di automatica blindatura dell'identità, a partire dal battesimo, che non tiene conto delle differenze di cultura e di natura tra i soggetti. Dire che due battezzati, per il fatto che si sposano, sono automaticamente, nella logica del sacramento del matrimonio, è come dire un'accelerazione che fa dimenticare tutto quello che Amoris Laetitia riscopre, cioè che c'è bisogno di mediazioni. Che quei soggetti che sono battezzati hanno bisogno di entrare nella logica del matrimonio come sacramento. Quindi di valorizzare la natura e la cultura secondo certe linee, secondo certi pensieri, secondo certe pratiche. E questo è appunto uno spazio che abbiamo lungamente trascurato e che adesso ci si apre di fronte. Allora, se questa storia, che facciamo cominciare a metà 800 e arriva fino a noi, dice una cosa, rivela, e su questo chiuderei questa prima parte, questo primo passaggio, rivela una tipica reazione della Chiesa di 170 anni fa, che è rimasta nel nostro DNA. E che sia rimasta nel nostro DNA è assolutamente normale, perché appunto nel passaggio di generazioni noi siamo composti dalle esperienze anche dei nostri trisavoli dell'Ottocento, anche se non ne siamo più consapevoli. Io faccio sempre con i miei studenti questo bel gioco, il gioco delle generazioni. Oggi, 2016, noi siamo tutti qui, più o meno anziani, più o meno giovani, ma provate a pensare, tornate indietro ogni volta di 25 anni. I vostri genitori, al di là che ci siano ancora, siano già trapassati 25 anni fa, i vostri nonni, 50 anni fa, e i genitori sono due, i nonni sono quattro, i vostri bisnonni, 75 anni fa, e sono 8, 16, 32, 64, 128, 252 all'età di Napoleone. Ognuno di noi, da qui a Napoleone, ha 512 persone a cui deve dire grazie di qualcosa. Non ci si pensa mai così. 200 anni ce ne sono tanti, ma in termini di persone, in 200 anni ognuno di noi deve qualcosa a 512 persone. Questo è il mistero della tradizione. In questa storia così complessa, che riguarda tutto, non solo la nostra struttura biologica, fisiologica, ma il nostro modo di pensare, il modo di camminare, il modo di mangiare, i gusti, il modo di guardare, lo abbiamo preso non solo dalla natura, ma da questa cultura tradizionale. Questo vale anche per la famiglia. Allora, in questa storia c'è un elemento che nell'Ottocento era fortissimo ed era il matrimonio come esperienza di comunione custodisce Dio, il volto di Dio che vuole la comunione, e prende le distanze da quella libertà che stava esplodendo proprio nell'Ottocento. Noi abbiamo usato il matrimonio come luogo classico opponendo la comunione che Dio vuole e la lacerazione che gli uomini impongono. E abbiamo letto però, attenzione,
in modo antimodernistico tutta l'esperienza di libertà del mondo moderno. E questo è l'errore. Se tu leggi la famiglia, il matrimonio, come la contrapposizione tra la modernità che lacera e Dio che vuole la comunione, ti perdi il meglio della storia. Imponi alla storia uno schema rigido che non è coerente alle storie di vita, perché nelle storie di vita Dio costruisce la comunione, ma anche la libertà degli uomini e donne costruisce la comunione. Senza quella libertà non c'è nessun matrimonio. Notate che questo è un contenuto della nostra tradizione. La tradizione cristiana, in particolare la cattolica, dal Medioevo dice: solo se il sì è libero c'è matrimonio, se no non è così. Pensate, siamo all'anniversario della Riforma, pensate che nella contrapposizione tra Trento e Lutero, Lutero dice che il matrimonio è concluso dai genitori, non dai soggetti che si sposano. Perché è un uomo medievale e sa che la forza della famiglia è superiore a quella dei singoli. Il cattolico già allora diceva no, è il soggetto che si sposa. Guardate che questo è singolarità moderna, già affermata nel Medioevo e che oggi è fiorente con tutti i suoi limiti. Perché il rischio è che dai un tale ruolo al soggetto che il soggetto non è più capace di comunione, è capace solo di soggettivismo, individualismo, relativismo, che sono i mali del nostro tempo. Ma attenzione, nel male del nostro tempo c'è un valore positivo, e cioè la insuperabilità della libertà del soggetto. Non la puoi schiacciare, devi passarci attraverso. In Amoris Laetitia si dice: noi dobbiamo formare le coscienze, non sostituirle. Guardate che questo, detto nella pastorale matrimoniale, è una parola quasi del tutto nuova. Lo diciamo per tutto, ma non per la famiglia e il matrimonio. Papa Francesco e i vescovi sinodali ci dicono: anche la famiglia e il matrimonio oggi si devono capire così, come il frutto di una coscienza formata, non sostituita da leggi, da abitudini, da imposizioni familiari, perché questa logica non paga, anzi distrugge. Allora, veniamo al secondo passaggio. Quali sono, nel profilo di Amoris Laetitia, diciamo, le mosse del testo che ci permettono di muoverci in questa direzione che vi ho appena detto? Allora, qui, diciamo, posso anche darvi poi i riferimenti testuali, cambiano una serie di approcci. Il primo approccio che cambia è il modo di pensare il Magistero. Guardate, questo è fondamentale, se ne parla poco, perché appunto, come è ovvio, in Amoris Laetitia hanno più forza i contenuti specifici sulla famiglia, sui soggetti, sulle condizioni fisiologiche, la preparazione dei fidanzati, cosa fanno le coppie quando nascono i figli oppure quando entrano in crisi, o i divorziati e gli sposati. I singoli temi sono quelli su cui si è parlato. Ma Amoris Laetitia si capisce comprendendo quello che il Papa e i Vescovi dicono al capitolo 2-3, che sono i primi due paragrafi. Dopo il primo, che è giusto una presentazione, il 2 e il 3 dicono del Magistero due cose che sono classiche, ma che non sentivamo da 200 anni, dall'Ottocento. Primo, il Magistero non deve dire tutto. E uno dice: come? Io sono cattolico, per farmi dire dal Papa anche se devo fare le fotografie in chiesa, e tu mi vieni a dire che non è così? Questa è la lettura meschina ottocentesca del Papa e del Magistero. Il Magistero non deve dire tutto. Anzi, seconda frase, ha bisogno dell'autorità di altri. E questo dice: adesso non si capisce più niente. No, si capisce la tradizione. La tradizione ha sempre detto che il Papa ha le sue prerogative, i vescovi le loro, i parroci le loro e i singoli battezzati le loro. Questo vale per tutto, ma in primo luogo vale per il matrimonio e la famiglia. Il Papa e i Vescovi in Sinodo dicono alcune linee di fondo, i singoli Vescovi le radicano nel contesto ecclesiale diocesano, i singoli parroci nella parrocchia e le singole famiglie nelle singole case. E se non c'è questa interazione tra livelli, se la tentazione è di dire: le famiglie dicono, beh, ci penserà il parroco,
il parroco dice ci penserà il vescovo e il vescovo dice ci penserà il papa, nascono quelle forme di reazioni che avete già sentito, cioè, ma il papa qua non è chiaro. Non è chiaro, dovrebbe dire nel dettaglio quanti giorni dura questa cosa, quanti mesi quest'altra, chi è il responsabile di questo. No, su queste cose le singole chiese, discernendo, devono avere la libertà di decidere in un modo piuttosto che in un altro. Solo così funziona il magistero. Come una sorta di interrelazione tra livelli diversi di competenza che non si possono sostituire. Il papa non può fare il parroco e il parroco non può fare il papa. Guardate che questa è dottrina acquisita nei secoli che ci eravamo dimenticati nell'ultimo secolo e mezzo, dove per contrapporci al mondo moderno abbiamo fatto del papa un capo di Stato con i suoi ministri. Questa è una lettura recentissima che funziona solo nello scimmiottare lo Stato moderno. Noi siamo un'altra cosa. Questo ha delle conseguenze pesanti, secondo punto, nel rapporto tra livello dogmatico delle questioni, livello giuridico e livello pastorale. Anche qui non dobbiamo inventare niente. Il Vaticano II ci ha detto che pastorale non è l'applicazione della dottrina, ma luogo fondale dell'esperienza che poi ha bisogno di dirsi anche dottrinalmente. Vedete, su questo livello, Amoris Laetitia è un testo raffinatissimo nel riconsegnare il punto di partenza non a una rappresentazione dogmatica, giuridica, morale delle questioni, ma alla inesauribilità dell'esperienza di uomini e donne. Questa cosa è detta tante volte in Amoris Laetitia, è detta nella frase sulla coscienza, che vi ho già citato, l'ha detta l'arcivescovo Schönborn il giorno l'8 di aprile, quando ha cominciato la conferenza stampa di presentazione dicendo in questo testo noi abbiamo, diciamo così, riassunto il lavoro di 2 anni di confronto, che riconosce che la famiglia, nelle sue varie forme, guardate bene, è luogo di soggettività pastorale. Nelle sue varie forme. E vedete, io qui trovo che sia del tutto significativo che questa frase l'abbia detta non solo l'arcivescovo di Vienna, che è cardinale, che è teologo riconosciuto, affermato già prima di essere vescovo e cardinale, dunque che non ha soltanto l'autorità perché parla da cardinale, ma perché parla per aver studiato, riflettuto, approfondito le questioni, ma c'è un profilo che nel primo dei 2 sinodi del 2014 ha colpito tutti. Vi ricordate quando il Papa chiese di cominciare piuttosto dai vissuti dei membri del sinodo? E in aula il cardinale Schönborn raccontò la sua vita di figlio di divorziati. Questo toccò il cuore di tutti i padri sinodali e di coloro che lessero questo breve discorso in cui lui disse io sto parlando della mia, de te re, de tua re agitur, dicevano gli antichi. Si sta parlando di te. E che un cardinale di Santa Romana Chiesa sia figlio di divorziati dimostra, primo, che il tema non è più un tabù e secondo, che nonostante le righe storte che gli uomini costruiscono nelle loro vite, un figlio di divorziati può diventare cardinale, perché anche questo è la cosa che rompe, come dire, l'immaginario cattolico e dice beh se sei figlio di divorziati, come dire, limitiamo i danni. Non è che non ci siano danni, perché lui ha raccontato delle sofferenze, del fatto di vedere accanto a suo padre un'altra donna e accanto a sua madre un altro uomo, ha raccontato queste cose, ma questo non ha impedito a lui di vivere un'esperienza familiare. E questo è l'elemento nuovo rispetto al quale la Chiesa è su una nuova frontiera. Non può ragionare con i criteri di una società chiusa dove il divorzio è automaticamente esclusione sociale e ecclesiale, ma diventa luogo di sofferenza, di esperienza del male, che non esclude la nuova fioritura matrimoniale o ecclesiale, come nel caso di Schönborn.
Terzo punto, pensare la storia dei coniugi. Guardate che qui siamo su un crinale delicatissimo e difficilissimo per noi, perché noi abbiamo impostato il modo di pensare matrimonio e famiglia con questo punto originario giustamente custodito. La famiglia e il matrimonio nascono nel sì di due persone libere, un uomo e una donna che si dicono sì, in un certo giorno, in un punto di partenza. Questo punto di partenza sappiamo che sviluppa una storia. Questo uomo e questa donna cominciano una vita nella quale appaiono molto frequentemente figli, si istituiscono relazioni, e questa è una storia ricca di gioie e dolori, diciamo così. Ma la rilevanza pastorale di questa storia tende per noi a zero. Abbiamo categorie che non riescono a dare un peso specifico a questa storia, tutto ricondotto all'atto iniziale. Questa cosa la vediamo per molti versi, ma la vediamo soprattutto quando, per rimediare a obiettivi fallimenti, dobbiamo trovare un vizio nel punto di partenza. Non abbiamo altra strada finora. Amoris Laetitia apre nuove strade, ma fino a 6 mesi fa, di fondo, avevamo soltanto una strada. Riconoscere che fin dall'inizio ci fosse un problema. Il problema non poteva venire dopo. Questo è un modo di mettersi nell'angolo da soli, non per via del Vangelo, ma per via di una interpretazione del Vangelo di carattere giuridico che il Medioevo ha elaborato e che il codice del 17 ha fissato in un modo disumano. E questo dobbiamo riconoscerlo. Ci siamo messi da soli nell'angolo, familiaris consortio comincia a uscirne, perché familiaris consortio fa l'atto rispetto a cui amoris laetitia è molto più prudente, perché familiaris consortio dice coloro che vivono una seconda unione non sono fuori dalla Chiesa. Questo, guardate, è un punto di non ritorno. Quando dici così, sei costretto a cambiare tutto, perché hai capito che c'è una logica più profonda, più complessa delle tue categorie, che genera comunione anche dove tu ti aspetteresti che ci sia soltanto divisione, lacerazione, contraddizione rispetto al Vangelo. E sei costretto, 35 anni dopo, a rivedere complessivamente la pastorale, perché familiaris consortio fa una grande affermazione, ma poi, come vedremo, dà risposte del tutto insufficienti. Intuisce il problema, lo esplicita, ma poi nelle soluzioni resta legata a un passato che il problema nemmeno lo vedeva. Amoris Laetitia non solo vede il problema grazie a familiaris consortio, ma dischiude percorsi affidati alle singole diocesi e parrocchie nei quali si rimediano i problemi delle famiglie non semplicemente ritornando al loro inizio, ma lavorando, camminando con le famiglie. Aggiungo, si recupera un realismo teologico nel pensare matrimonio e Eucaristia in rapporto. Vedete, qui ci sono soprattutto due testi, i numeri 71 e 72 di Amoris Laetitia, dove un aggettivo segnala un grande cambiamento di prospettiva. Perché voi sapete bene, se siete entrati anche solo minimamente nel rinnovamento delle pastorali familiari che dopo il Concilio e dopo familiaris consortio abbiamo vissuto, uno dei fatti che a volte non consideriamo, almeno in Italia, è stato decisivo, è un fatto piccolo in apparenza, di cui io mi sono reso conto, pur facendo il teologo, solo per la domanda di un prete anziano, ero nella diocesi di Belluno, che mi chiese, dice, ma lei sta dicendo che c'è un grande rapporto dopo il concilio tra matrimonio e messa, magari che c'era anche prima. Certo, anche prima ci si sposava e si celebrava una messa, ma appunto ci si sposava e dopo c'era la messa degli sposi. Dal concilio in poi, dal
dal rito del 70 in poi, ci si sposa dentro la messa, per lo più. E questa cosa in Italia la si fa al 95% dei casi. Quando uno si sposa sacramentalmente, normalmente si sposa dentro una celebrazione eucaristica. Vedete, questa è una grande novità, che però, come tutte le novità, si può prendere in positivo o troppo in positivo e quindi la si esaspera. L'esasperazione qual è stata? Di pensare che siccome abbiamo riconquistato questo grande strutturale rapporto con l'Eucaristia, ci sia una identificazione immediata tra matrimonio e Eucaristia. E che quindi il rapporto sia un rapporto, come dire, diretto. Dice il Papa, con un realismo teologico che è antico, non è nuovo, che tra il rapporto marito-moglie e il rapporto Cristo-Chiesa c'è un rapporto di segno e di analogia imperfetta. Noi l'abbiamo pensato per 30-40 anni, con l'entusiasmo della riscoperta, l'abbiamo pensato come un rapporto perfetto, e come rapporto perfetto diventa il blocco di ogni libertà, di manovra pastorale. Se c'è perfetta identificazione tra matrimonio e Eucaristia, non ci sono margini per poter vivere l'appartenenza eucaristica se non dentro un vissuto matrimoniale senza rughe. I problemi del matrimonio vengono gestiti, diremo così, marginalmente, non possono stare al centro, perché diventano contraddittori con l'Eucaristia. Amoris Laetitia ci dice che, siccome il rapporto è imperfetto, il camminare nel rapporto tra matrimonio e Eucaristia è una possibilità della Chiesa. Fino al punto di dire che persino il divorziato risposato, che fa un cammino ecclesiale, può riconciliarsi e avere rapporto con l'Eucaristia vivendo quella condizione. E guardate, questo realismo teologico esce dall'assolutizzazione dello Stato e pensa la possibilità del cammino. Nel linguaggio con cui abbiamo parlato di queste cose abbiamo detto: se uno è stato di peccato, non è stato di grazia, è certo. Se il ghiaccio è ghiaccio, non è acqua liquida, e se l'acqua liquida diventa ghiaccio, non è più acqua. Li chiamiamo cose diverse perché sono stati, ma la natura conosce il ghiaccio e conosce l'acqua, ma conosce molto spesso il fatto che il ghiaccio si scioglie e l'acqua si solidifica. E nel passaggio tu non sai bene se sei qui o là, parti da un punto e arrivi all'altro. E la vita degli uomini e delle donne è una grande mescolanza di stati di peccato e stati di grazia, di cui la Chiesa deve occuparsi anche come stati, ma anzitutto come processi. Ecco qua. Amoris Laetitia traduce il principio di Evangelii Gaudium, che è un principio che, quando il Papa lo ha formulato nell'ottobre del 2013, è risuonato come una cosa che si capiva molto importante, ma ne vediamo adesso le conseguenze. Il principio è: il tempo è superiore allo spazio. Soprattutto la Chiesa europea, se si è illusa, soprattutto negli ultimi 200 anni, che il primato sia dello spazio e che la cosa prioritaria è occupare spazi. Questo lo si può capire. La Chiesa si trovava accerchiata da un mondo moderno che le portava via tutto. Le portava via le chiese, i terreni, le ricchezze, le persone. E ha cercato di salvare il salvabile, occupando. E questo, notate bene, pur avendo perso tanto spazio, avendo ridotto il potere temporale soltanto a uno staterello di pochi chilometri quadrati, questa logica è diventata una logica con cui pensiamo tutte le cose. La cosa fondamentale è occupare uno spazio. Un Papa che viene dall'America non ha questa cultura. E qui c'è uno dei meriti che Francesco ha, senza nessun merito suo, per il fatto di essere un argentino e non un tedesco, un italiano, un francese, un inglese. Uno che viene da laggiù, come dice lui, dalla fine del mondo, legge la storia diversamente. Non si può porre anzitutto un problema di occupare spazi. Sa che oggi è decisivo iniziare processi. Per cui non trascura certamente il problema di avere dei criteri di identificazione degli spazi, ma sono al servizio di processi da iniziare. Se noi, perché definiamo gli spazi in modo così forte, non abbiamo più nessun margine di manovra,
E questo nel matrimonio è stata la regola nell'ultimo secolo. Fissare i soggetti in spazi, cioè in identità, immutabili. E questo non ti dà nessuno. Il parroco ti dice, e non ci posso fare niente. In una recente intervista un altro vescovo, la cui biografia è interessante come quella di Schönborn, è un vescovo, Schönborn ormai è un uomo d'età, di esperienza, questo è un giovane vescovo francese che si chiama Vescot. È uno che si chiama vescovo di cognome, cosa volete che faccia nella vita? Ce l'hai scritto nella biografia che devi fare il vescovo. Però non è stata così, come succede nelle vite, questo si chiama Jean-Paul Vescot, ma nonostante il cognome lui voleva fare avvocato e ha fatto per quasi 20 anni l'avvocato, civilista, francese, piuttosto insensibile alla religione. Dopo si è convertito, è diventato domenicano, è diventato provinciale di una grande provincia francese dei domenicani, che è una delle più importanti del mondo, e poi è diventato vescovo e l'hanno mandato, diciamo, per disegni interni all'ordine domenicano del tutto importanti, in Algeria, sapete dov'è, la storia dei domenicani è una storia che ha testimoniato la fede in una maniera straordinaria. Lui è andato a ricostruire le possibilità di un rapporto con la società in Algeria da domenicano, da vescovo, ma da quell'angolo del mondo che non è Europa, ha scritto un librettino sul matrimonio ed è intervenuto nel sito in modo davvero luminosissimo. E lui dice, oggi dopo Amoris Laetitia, nessun parroco può dire non ci posso fare niente. Questo cambia. Il cambiamento è che ogni parroco è responsabilizzato nell'entrare in un cammino, il che non garantisce a nessuno diritti di comunione, di riconciliazione, ma non esclude più per nessuno. Capite? Non pensate che con Amoris Laetitia tutti hanno diritto di essere ovunque. Non è così. Ma nessuno è più escluso. Mentre ancora secondo Familiaris Consortio la logica oggettiva era una logica insuperabile. Amoris Laetitia dice al numero 304 è meschino. Sentite, non è, diciamo, accademicamente si sarebbe detto si potrebbe discutere. Da pastore, il Papa dice, è meschino giudicare dei soggetti solo sulla base di una legge oggettiva. Questa frase è il trionfo della tradizione della Chiesa contro l'idea tardo-moderna, napoleonica, del codice, che pretende di giudicare solo sulla base della legge. Notate bene, il Papa dice una cosa vecchia quanto la Chiesa. Alcuni nella Chiesa dicono, qui si cambia tutto. No, si cambia l'illusione moderna che tu, con avuto un codice, hai capito le persone. Il Papa dice, le leggi sono importanti, ma non sono l'ultima parola. Se lo dici del matrimonio, tutti si scandalizzano nella Chiesa. Ma se lo diciamo dell'assassinio, non c'è scandalo. Perché sappiamo bene che è vietato uccidere, ma ci sono dei casi in cui, non dico è necessario, ma poco ci manca. Nella legittima difesa, chi dubita che sia legittimo difendere la vita uccidendo? Sulla tua puoi fare il sacrificio, ma su quella di tuo fratello? Di tua madre? Ragionare in termini di legge, circostanze soggettive, contesto, è antica sapienza ecclesiale, che l'idea del codice moderno, elaborata da Napoleone alla Rivoluzione francese e fatta propria dalla Chiesa nel 17, marginalizza, fino al punto da farla sparire. Questo crea lo spazio di quello che ho chiamato, qui alla fine del punto 2, foro pastorale. Qui, diciamo, sarebbe lunga la discussione, per farvi capire, nella tradizione anche molto recente avevamo un foro esterno che era quello al quale rimandavamo tutte le questioni delicate. In fondo il ricorso al giudice, il ricorso al processo canonico è affermare un valore o obiettivo del foro esterno. Nessuno ha mai negato che ci fosse un foro interno, ma
lo si diceva quasi a mezza bocca, a mezzo fiato, si elaboravano strategie ma a finestre chiuse, con gli scuri, chiudendo le persiane, non facendosi sentire in giro. Oggi, dopo Moris Letizia, il foro interno non è solo foro interno, diventa foro pastorale, cioè c'è un lavoro ecclesiale di recupero di soggetti attraverso i tre verbi fondamentali che sono accompagnare, discernere, reintegrare. Tutti i verbi di movimento che fanno impazzire soprattutto i canonisti. Canonisti formati, non il canonista che sa che il canone va applicato, ma il canonista che si illude che una legge generale risolva tutte le questioni. Quel canonista lì entra in crisi perché dice: come? Ci vuole il tempo? No, io nello spazio devo mettere un timbro subito. Non si può. Il Papa dice: non vi aspettate una nuova legge oggettiva. Qui bisogna lavorare con le leggi che ci sono, anche con riforme di leggi che lui ha già fatto e che dovremo fare, ma non scavalcando quell'atto di applicazione che è sempre più che applicazione, è discernimento delle circostanze. Per cui accompagnare è perdere tempo coi soggetti. Discernere vuol dire aiutare loro a compiere l'atto di discernimento. Non è che discerne uno per loro, Loro devono fare discernimento, non da soli, accompagnati, consigliati. E la reintegrazione può essere anche la massima integrazione, cioè se c'è peccato grave, riconciliazione e comunione, anche eucaristica. Dice, ma com'è possibile? Diventerà reale, quindi non potremo più chiederci com'è possibile, è reale, dunque è possibile. Perché quando uno dice com'è possibile, ma se c'è già, di fatto noi vediamo già famiglie in seconde nozze che testimoniano la comunione. Non abbiamo le categorie per pensare alla loro comunione. Questo è il punto. Di questo il Papa è consapevole, che per 5, 10, 15, 20 anni navigheremo a vista. Sarà inevitabile finché avremo una nuova legge canonica sostanziale che saprà riconoscere la diversità. Questo, per ora abbiamo un nuovo processo canonico, cioè la procedura già è cambiata, ed è cambiata prima della fine del sinodo, l'ha cambiata nel 2015, prima del sinodo ordinario, il Papa, con una riforma del modo di fare i processi, che lascia però il diritto sostanziale come quello di prima. Attraverso il percorso che adesso la Chiesa farà, avremo gli strumenti per capire che il modo con cui pensiamo sostanzialmente la comunione nei casi complessi deve cambiare. Allora, qui veniamo al cuore del mio discorso, cioè perché bisogna pensare la fisiologia in modo tale che la patologia possa essere curata? Perché oggi non sapevamo curare la patologia, ma non perché non avevamo gli strumenti per applicare una dottrina di per sé senza difetti, no, il difetto era un difetto di modo di pensare la dottrina. Allora, la Chiesa Cattolica deve dire, ve l'ho messa in fila, le affermazioni. La bellezza del matrimonio tra uomo e donna, fecondo e per sempre, che scaturisce da un amore che non si riduce a ius in corpus, guardate che fino al 1917, noi abbiamo pensato giuridicamente il rapporto uomo-donna diritto sul corpo dell'altro. Se lo pensiamo con le nostre categorie di oggi ci fa quasi paura una definizione, pensatela con le categorie di 150 anni fa, però capite anche che questo diritto sul corpo dell'altro prescinde totalmente dal sentimento, per esempio. In un mondo così ci si può sposare per procura, senza conoscere la propria moglie o il proprio marito prima di sposarli. Immaginatevi un po', in un mondo come il nostro. Amore vuol dire anche sentimento, vuol dire storia comune, vuol dire riconoscimento, vuol dire apprezzamento. Tutto questo il Papa comincia a farlo ufficialmente in Amoris Laetitia, abbiamo una lunga letteratura, ma non magisteriale. Familiaris Consortio è già
diciamo, i discorsi di Giovanni Paolo II, soprattutto nelle catechesi del mercoledì, sono molto ricchi. In Familiaris Consortio c'è pochino e prima non c'è niente. Il discorso del matrimonio è un discorso istituzionale, non personale. Quando fai entrare la persona ci entra con tutta la sua storia, con tutti i suoi limiti, con tutte le sue idiosincrasie, e questa va onorata, altrimenti si parla d'altro. Quando diciamo allora bellezza del matrimonio tra uomo e donna, feconda e per sempre, comunione d'amore e di vita, usiamo un altro registro rispetto alla tradizione. Diciamo la stessa cosa della tradizione, ma usiamo un altro registro. Dunque deve riconoscerlo anche dove le garanzie di identità e di diritti non sono del tutto presenti. Questa dinamica di comunione d'amore e di vita non è garantita anzitutto istituzionalmente, ha bisogno di garanzie istituzionali, ma si dà anche, come riconoscevano con tranquillità i teologi medievali, lì dove un uomo e una donna naturalmente si incontrano, vivono e generano. Quel vescovo che vi dicevo prima, Vescovo, che è un domenicano e che è, diciamo, imbevuto di San Tommaso, ha rimesso in circolo una cosa che quando la leggi la prima volta ti viene da cadere dalla sedia. Perché lui dice, noi parliamo giustamente di indissolubilità, ma che cosa è indissolubile nel rapporto uomo-donna? Il loro rapporto d'amore naturale. Noi abbiamo spostato l'indissolubilità come una cosa che la Chiesa garantisce col sacramento. Ma questo lo diciamo negli ultimi 100-150 anni, per lunghissima tradizione. L'indissolubilità è la caratteristica dell'amore tra uomo e donna che vivono insieme e generano. Questo non si può sciogliere. Poi ci sono le leggi degli uomini, poi ci sono le preoccupazioni ecclesiali, ma questo è già così. E notate, questo permette a Vescovo di usarlo paradossalmente, perché dice, quando c'è un uomo e una donna che vivono seconde nozze, e loro un amore vero, e loro è un amore fecondo, chi può dire a loro sciogli quell'unione? Perché quella è indissolubile come la prima. È l'uovo di Colombo, ma spiazza totalmente i nostri discorsi fatti giuridicamente, per cui siccome non hai il diritto di legarti, quel legame lì io non lo posso riconoscere, per me non c'è. Il giurista te lo dice ancora oggi. Se c'è un primo legame, il secondo legame è illegittimo, quindi è inesistente, è come se non ci fosse. La prima volta in cui siamo usciti da questa forma di incubo, che è un incubo legalistico, perché tu riconosci solo le cose che entrano nelle tue categorie, e se non entra nella categoria, non c'è. Familiaris Consortio dice, no, queste cose ci sono, sono piene di problemi, ma ci sono e dobbiamo riconoscerle. Questo cambia la prospettiva. Vescovo ci dà l'argomento classico per riconoscere nella realtà queste dinamiche. Lì c'è un valore naturale culturale che la Chiesa deve riconoscere, che non può sostituire con la propria legge. Dunque deve accompagnare nel bene e nel male tutti coloro che si lanciano in questa avventura. L'avventura dell'essere famiglia fedele, feconda e indissolubile è un'avventura che ha tante forme e la Chiesa deve accompagnare tutte in modi differenziati, evidentemente. E non deve cadere nella trappola di non accogliere i figli prodighi per non scandalizzare i figli maggiori. L'immaginario della parabola del padre misericordioso è un immaginario perfetto che si adatta perfettamente. Di recente abbiamo sentito dichiarazioni di cardinali che pregano per il Papa perché non scandalizzi quelli che vivono la fedeltà ospitando quelli che vivono la infedeltà. Dico bella preghiera, come se noi quando ascoltiamo la parabola del figlio prodigo ci mettessimo a dire povero figlio maggiore, facciamo una novena per il figlio maggiore che ci sta così male perché il padre fa la festa per il figlio che è tornato. Immaginatevi un po' che chiesa, che tutela i figli maggiori. Non che non debbano essere anche loro tutelati, ma noi in modo prioritario, come se il problema fosse lo scandalo di un padre che
fa figli e figliastri, che non tiene la parità di trattamento. Dice sì, sei tornato, però guarda c'è tuo fratello, facciamo finta che ti scaccio, poi dopo ti di nascosto dietro vieni, ti do qualcosa da mangiare. Ma no, la festa no, perché questo è scandaloso. D'altra parte, non è forse questa la logica con cui il direttorio di pastorale familiare, nelle logiche di familiari sconsorzio, ma restrittivo, no? Familiari sconsorzio aveva delle aperture, nell'Italia le abbiamo recepite a livello di direttorio in modo restrittivo. Sapete che una delle novità di familiari sconsorzio era di dire, bene, ci sono famiglie in seconda unione, hanno un valore, non sono solo un disvalore, non sono infami, come le definiva il codice del 17. Dunque, se questi coniugi in seconda unione promettono al parroco di vivere in modo fraterno e dunque di rinunciare agli atti propri del matrimonio, cioè di non avere rapporti sessuali, questi non c'è motivo per tenerli fuori anche dalla comunione eucaristica. Dunque, questo dice familiari di sconsorzio. Noi a livello di direttorio di pastorale familiare abbiamo detto, bene, se questo succede col parroco, molto bene, ma se una sola signora o signore nell'assemblea domenicale si scandalizza, il parroco è obbligato a dire alla coppia, voi la comunione andate a farvela nella parrocchia vicina. Vedete, io posso capire bene che nel singolo caso il singolo parroco possa dire così, ma non lo metterei mai come una norma oggettiva, come è stato fatto. Il parroco era obbligato a farlo, non aveva margine di discernimento, perché si tutelava il figlio maggiore e non si riusciva a entrare nella logica complessa di rinnovare la comunione col figlio minore. Dunque, facendo la sintesi, la rottura del sistema blindato del codice mette in comune familiari sconsorzio e amoris laetitia. Chi capisce questa cosa capisce, lo dicevo prima a padre Luciano, capisce che se noi leggiamo la storia solo negli ultimi 35 anni, possiamo immaginarci e stare male per il fatto che familiari sconsorzio diceva certe cose e amoris laetitia ne dice delle altre, e dunque vediamo quasi solo la discontinuità. Se guardiamo con uno sguardo più ampio, guardiamo da dove siamo venuti, da dove il nostro linguaggio sulla famiglia si è caricato di un valore apologetico, quasi a dire solo difendendo la famiglia nella società chiusa noi difendiamo Dio. Abbiamo identificato un modello di famiglia chiuso, in una società chiusa, come il Vangelo. Non abbiamo capito che nella società aperta i vissuti familiari cambiano inevitabilmente. E questo è il frutto di un mondo che riconosce la dignità, la libertà, la coscienza a ogni uomo e ogni donna. Qui vedete, non l'ho messo nello schema prima, ma su ognuno di questi punti i cammini che abbiamo fatto sono grandissimi. Nella famiglia siamo più spaventati. Negli stessi tempi in cui formulavamo l'idea che solo la Chiesa ha competenza sulla famiglia, prendevamo posizioni incredibilmente chiuse sulla schiavitù. Perché dicevamo, no, attenzione, l'idea che ogni uomo e ogni donna, anche schiavo, abbia una dignità è molto pericolosa. Non si può accettare così. E abbiamo giustificato la schiavitù. Sapete che negli anni 60 dell'Ottocento, siamo in questo periodo, c'è un decreto del Sant'Ufficio che interviene nelle vicende americane, quando Lincoln libera gli schiavi, dicendo che se un cattolico aveva comprato una terra, sulla terra ci aveva le mucche, le stalle, la casa e gli schiavi, per diritto divino aveva diritto di tenersi la stalla, le mucche, la casa e gli schiavi. Questo perché se
Allora, diciamo, la buona fede di questa posizione, che letta oggi fa paura, è che se tu cominci a concedere una cosa, poi le devi concedere tutte. E Dio doveva finire. Dio passava attraverso la garanzia del mondo così com'era. C'è un famoso discorso fatto alla Camera dei Rappresentanti il giorno in cui viene approvato il 13° emendamento che cambia le logiche degli schiavi. Non è fatto da un cattolico, è fatto da un protestante, ma il contenuto assomiglia a discorsi che oggi certi cattolici fanno. Questo protestante dice, bene, allora, oggi voi volete fare diventare gli schiavi uomini liberi. Dio ha voluto un mondo di differenze e voi fate diventare tutti uguali. Già la premessa non è male. Poi dice, bene, tra qualche anno questi schiavi senza cultura, senza istruzione, verranno qua e diranno noi vogliamo votare e voi glielo concederete. Passeranno ancora anni e alla fine in quest'aula, con la pretesa assurda, condannata da Dio, verranno a chiedere di votare persino le donne. E se voi guardate che cosa scrivevano i papi tra fine 800 e primi 900 sul voto alle donne, capite che la mentalità è quella lì. A partire da un certo assetto sociale, tu pensi che sia identico al disegno di Dio. Dio vuole che le cose non cambino. Perché se tu dai il diritto di votare alle donne, o alle donne di fare sport, ci sono polemiche negli anni 20, le donne per diritto divino non possono fare sport, sono fatte per altro. Voglio cercare di farvi capire che queste cose nel campo della schiavitù, dello sport, delle ferrovie, della luce elettrica, perché anche su questo, le ferrovie cambiano il diritto naturale, che la gente deve stare dove sta. Con le ferrovie cominciava a muoversi e non si capisce più niente. E chi è membro di una parrocchia? Se prendo un treno vado a messa a Mantova, da Verona. E che razza di mondo è? Perché prima non si poteva fare, nel senso che con la carrozza, ma col treno, i movimenti veloci cambiavano le logiche di residenza. E oggi con gli aerei lo sappiamo qualcosa, ma ha cominciato nello stesso tempo, in questa seconda metà dell'Ottocento, l'apparizione delle ferrovie ha messo in crisi anche la Chiesa, che non riconosceva più il mondo di prima. Un mondo statico diventa dinamico. No, bisogna condannarlo, la luce elettrica. Sapete che ancora negli anni 50, nonostante che la luce elettrica ci fosse da un po', in alcune parole sulla veglia pasquale c'è l'eco del rifiuto della luce elettrica, perché la notte è fatta per dormire e non si può fare la veglia pasquale di notte, perché la notte è il luogo del peccato e non della salvezza. Ci sono ragionamenti legati a un'esperienza della notte evidentemente non ancora segnata dal cambiamento, per cui con la luce elettrica tu qui puoi fare una relazione anche alle 3 di notte e nessuno te lo impedisce. Lo strumento cambia l'esperienza. E la Chiesa, la società, fa molta fatica a imparare questa cosa. Anche nella delicatissima dimensione matrimoniale noi dobbiamo tener conto che l'irruzione della libertà, con dignitatis umane, cambia il modo di pensare alla comunione. C'è poco da fare. E le strutture classiche di una società chiusa non funzionano più. Nessuno si sposa, ma nessuno studia, nessuno lavora più per autorità, almeno nel mondo libero. Qualche volta mi dicono, sento la nostalgia di chi dice, una volta sì, che la famiglia era unita. Ma certo, ma a che prezzo? In una famiglia unita di 100 anni fa, l'ultima delle zie ricche diceva quale delle nipote dovesse studiare e quale no. Chi oggi accetterebbe ancora logiche gerarchiche di questo tipo? E se non funziona più quello, non funziona più niente di quella famiglia lì. In termini di assetto, l'assetto deve essere completamente ripensato e questo è quello in cui siamo in mezzo. I criteri dell'autorità non sono più quelli di una volta. Non che non abbiamo bisogno dell'autorità, ma di un'autorità che passi attraverso la coscienza della libertà. Questo è molto più complesso, ma è molto più bello.
non è che non sia complesso, eh? E quindi il secondo elemento di continuità è l'esigenza di accurato discernimento. Dobbiamo accuratamente discernere le situazioni. Questo c'è già in Familiari e Consorzio. Ed è uno dei punti su cui Amoris Laetitia insiste di più nel favorire questa continuità. Dice, già Giovanni Paolo II ci ha detto, questo è un luogo in cui se non discerni accuratamente fai più danni di quelli che già ci sono. Ci metti tutta la cura pastorale e fai danni, perché non discerni. I punti di cambiamento sono appunto la mancanza di soluzioni credibili per le patologie. Familiaris Consorzio, da questo punto di vista, rimane molto classica. Non ha il coraggio di fare un passo in più. E questo lo prendo da Vescovo, che lo dice con una chiarezza, e lo diceva già prima, perché il libro lo ha scritto prima del sinodo. Nessuna delle quattro soluzioni proposte da Giovanni Paolo II in Familiaris Consorzio è soddisfacente. Nel senso che è una soluzione che resta anche oggi, ma non risponde veramente al problema, perché le quattro soluzioni sono sciogliere le seconde nozze, cioè interrompere questa nuova esperienza e tornare alla famiglia d'origine. Secondo, scoprire che le prime nozze in realtà sono nulle. Terzo, digiuno eucaristico, cioè vivere le seconde nozze astenendosi per sempre dalla cena dell'Eucaristia. Terzo, astenersi dalle nozze per poter fare la comunione, il digiuno matrimoniale, o digiuno eucaristico e non digiuno matrimoniale, o digiuno matrimoniale e per accedere all'Eucaristia, per appunto. Sapete che in particolare questa soluzione della continenza, che poi è stato prima Ratzinger, il prefetto, e poi Benedetto XVI a chiamare come tra fratello e sorella, la terminologia come tra fratello e sorella è di Ratzinger, non c'è in Familiaris Consorzio, che dice continenza. È una soluzione mutuata da altre tradizioni, in realtà era stata pensata in rapporto ai vissuti del prete che si sposa ed è stata applicata ai coniugi. Dunque, ha di per sé una natura, un'origine clericale, lo si vede lontano miglio. Restano come soluzioni anche oggi possibili, non soddisfacenti, perché appunto non è negando la realtà che si risolvono le questioni. Perché si dice, l'argomentazione è, certo, in seconde nozze se ci sono figli è chiaro come si fanno a separare, bisogna che stiano insieme, però se si astengono dei rapporti sessuali, vivono la comunione, fanno i genitori, lavorano, basta. Dico, antropologicamente questa cosa l'abbiamo pensata perché che genere di animale? Non certo per l'uomo. Perché genere di animale è pensato questo? Antropologicamente è un disastro. È il pensiero celibatario applicato a chi non fa nessuna scelta celibataria. Lì c'è il punto debole. Ha un'antropologia disastrosa, perché separa atto sessuale e formazione. Il matrimonio è il luogo in cui non si può separare questa cosa. Snatura il matrimonio per poter trovare una soluzione ecclesiale. Amoris Laetitia sa che questa antropologicamente è troppo debole come soluzione per essere proposta a tutti. Qualcuno potrà abbracciarla anche in modo convinto, e fare del bene in questo, per sé e per l'altro, come soluzione generale non si può più proporre. E quando in una conferenza una signora mi ha detto, ma noi sono 20 anni che la proponiamo, dico, beh, questo è sempre successo nella storia della Chiesa, che ci si rende conto non dell'errore, ma della forzatura di certe categorie. Noi abbiamo forzato una categoria legittima, perché nella vita matrimoniale può capitare di vivere lunghi tempi di astinenza, di continenza. E questo cementa il rapporto, in altri casi lo distrugge. Questo va saputo. Se tu lo proponi come una legge oggettiva, non tieni conto del discernimento necessario, che ci sono casi e casi,
Ci sono casi in cui, favorendo questo, rendi impossibile qualsiasi tipo di formazione verso i figli. Ho già detto tutto, vi lancio soltanto le ultime provocazioni perché il tempo ormai è più che passato. Le provocazioni sono appunto nell'ottica di Amoris Laetitia, dunque nell'ottica di una logica in cui accompagnare, discernere e reintegrare diventa laboratorio diocesano, parrocchiale che si apre da aprile e che avrà bisogno ovviamente di opportuni sussidi ai diversi livelli, lettere pastorali, di raduni a livello diocesano parrocchiale, di incontri tra gli operatori e col parroco, col vescovo, insomma con tutte le mediazioni che saranno necessarie in ogni luogo, cambierà il modo di rispondere a domande che nel regime fino a Amoris Laetitia avevano, come dire, la risposta preconfezionata, che non escludevano percorsi diversi, ma che avevano tutti un carattere di clandestinità. Allora, una delle evidenze che si era creata era chi possiamo benedire nella Chiesa? Praticamente tutti, salvo i conviventi. Dico, questa è una cosa strana. Possibile che noi ci siamo messi talmente nell'angolo con le nostre categorie formali che un parroco eletto solo come pubblico ufficiale, non come pastore, non come profeta, e da pubblico ufficiale, attenzione, se benedici la stalla, benissimo, se benedici il cielo perché piova, ottimo, la barca, la moto, la macchina, i conviventi, per favore, si crea confusione. Certo, si crea confusione se uno pensa che la benedizione sia, sei a posto, se tu leggi benedire come regolarizzare, sei in una teologia della benedizione disarmante. Benedire vuol dire onorare quel poco o tanto di bene che c'è. E quando benedici una coppia di conviventi, tu dici, ci sono tanti problemi, ma voi, i genitori, li fate in modo straordinario. Questo non è una realtà che dici, ma forse una volta capiterà. Succede, e se succede, questo va riconosciuto. E chi lo deve riconoscere se non il parroco? Dunque, il prete è anche un profeta, deve parlare al centro, alla prima periferia e ai margini. E ha le parole eucaristiche per il centro, di liturgia delle ore per la periferia e di benedizione per i margini. La logica della benedizione è una tipica logica da margine, che poi ti chiede anche quello che è intimo alla comunità, ma tu puoi usarla per il margine. Così come riconciliare, cioè essere perdonati dal peccato, noi l'abbiamo pensato come un atto di Stato. Io dico il peccato e mi arriva la soluzione. Siccome con i divorziati e gli sposati così non può funzionare, noi non riusciamo a capire che la storia della penitenza ci parla di percorsi, non di atti puntuali. Nella storia abbiamo secoli e secoli in cui la penitenza durava 14, 15, 20 anni. Adesso non dobbiamo tirarla fuori solo per i divorziati e gli sposati, ma sapere che quando parli di sacramento della riconciliazione dovresti, tu vescovo, tu parroco, tu laico, sapere che ti metti in cammino. Uno dice, ma che cos'è questa cosa qui? Siccome ci siamo tutti ridotti a pensare alla confessione, quella di precetto, Pasqua, Natale, e quella è un atto istantaneo proprio, eh? Scende su di te il perdono di Dio. E sembra che questa non sia una dinamica di divenire, mentre di per sé il fare penitenza è un processo, che in Dio è immediato, negli uomini e nelle donne mai, non è mai immediato. E noi l'abbiamo pensato sempre immediato. Capite che tra mai e sempre c'è una certa differenza. Amoris Laetitia ci dice, guardate che in un percorso di riconciliazione il sacramento della penitenza è un passaggio significativo. Ma non perché ti regolarizzo, anche qui, ma perché ti apro su un percorso. E anche l'Eucaristia è questa cosa. L'Eucaristia, le domande che abbiamo sentito dei giornalisti, a volte anche dei vescovi, dei cardinali, non la possiamo dare l'ostia ai divorziati e sposati.
Pio X non pensava più così, e sono già passati 100 anni, ma ci sono giornalisti, vescovi, cardinali che continuano a pensare come se non ci fosse stato Pio X, dove non è ricevere l'ostia, ma entrare in una comunione profonda col Signore, che è appunto mediata dalla comunione sacramentale, ma mediata dal raduno ecclesiale, dall'ascolto della parola, dalla preghiera eucaristica, dal gesto di pace. Ogni rito della celebrazione eucaristica dice comunione e culmina nella mangiare l'unico pane e bere l'unico calice. Capire che non si tratta di ricevere o non ricevere l'ostia, ma di stare in percorsi eucaristici, nel quale a un certo punto accede anche al pane e al calice. Vedete, le categorie sono di stato e immediate. O ricevi l'ostia o non ricevi l'ostia. Le categorie di divenire ti fanno entrare in percorsi e ti fanno scoprire che persino i sacramenti, che sembrano, come dire, dogane pastorali, come le chiama il Papa, non sono dogane pastorali, sono luoghi di crescita, di trasformazione. Oggi lo ripensiamo per le categorie limite, ma di questo hanno bisogno le famiglie felici, le famiglie fisiologicamente senza problemi, che non ci sono, tutte le famiglie hanno problemi, quelle con i problemi più gravi diventano famiglie incomplete, irregolari, ma tutte le famiglie hanno bisogno di recuperare il senso del divenire nel loro rapporto, nel rapporto con la Chiesa, nel rapporto con i figli, nel rapporto con la loro vita sacramentale. Bene, vi ringrazio. Lasciamo respirare un attimo il relatore, penso. Possiamo restare in aula perché penso che i tempi sono stretti, quindi potete mormorare un attimo tra di voi e poi fra 10 minuti possiamo riprendere. Allora penso che le provocazioni, la proposta nel suo insieme ma anche nei suoi dettagli non sia quanto mai interessante, e credo che qualche interrogativo sia anche emerso. Allora è il caso di approfittare di questa presenza così preziosa, diremmo, per dare un ulteriore contributo alla riflessione, che mi pare importante questa lettura introduttiva, no, al documento. Se manca questa visione qui, il rischio è di fissarci su alcuni passaggi in maniera da consenso o da contraddizione. Quindi, se qualcuno appunto ha immediatamente qualcosa da chiedere. Prego. Ah, sì, sì, giusto, scusa. Abbiamo il servizio con il gelato in mano. Prego. Con un po' di coraggio. C'è qualcuno che alza la mano? Prego, sì, Antonio. Lì. Ah. Vieni fuori, allora, Antonio, verrà. Faccio come il cardinale, no, nel senso che ho accompagnato una roba molto concreta, una persona, una coppia in queste situazioni così conviventi, ma uno divorziato con una figlia che fa la comunione, lei dice: mi è stato detto che da quando sono in questo stato non posso più fare la comunione, ore di colloqui, eccetera. E un giorno a una festa così era in chiesa, la bambina ormai fa la chierichetta, ha fatto la comunione, ho detto: signora, può andare a fare la comunione? E mi ha detto: non me la sento. Cioè il problema adesso è anche non solo dei preti. Raccogliamo qualche altro intervento. Nel frattempo devo dire appunto che Andrea è sposato, ha 2 figli, no? Quindi parla a partire da un'esperienza, da un vissuto molto denso.
Prego. Flavio. Prego. No, questo non funziona. No, no, grazie. Tra le varie critiche che vengono rivolte all'esortazione, c'è anche proprio questo fatto, una certa sfiducia nei preti, mi spiego. E chi rifiuta queste aperture dell'esortazione dice, ma come facciamo a fidarci dei preti locali chiamati a responsabilità così grandi di accompagnare e di fare discernimento? I nostri preti sono preparati per questo? Ecco, forse è il caso di dare anche un po' di fiducia ai preti. Bene, grazie. Sì, forse allora è il caso di rispondere. A noi. Comincio a rispondere alle prime due, perché sono, è utile, perché diciamo leggono due disagi del tutto comprensibili che vengono. Il primo dagli stessi interessati al cambiamento, perché non c'è dubbio che gli interessati al cambiamento sono anzitutto coloro che vivono le dinamiche felici e infelici del matrimonio. E appunto non mi stupisce, anzi è un buon segno che non ci sia semplicemente il soggetto che chiede un diritto e appena la Chiesa socchiude la porta, sfonda la porta e si vive il suo diritto, ma chi esita con giusto scrupolo anche, perché appunto le dinamiche con cui facciamo la comunione mettono in gioco la nostra vita e dunque c'è, è del tutto legittimo che anche di fronte al tuo parroco che dice guarda, nel percorso di discernimento che abbiamo fatto non ci sono problemi, tu senta però un problema per dinamiche che conosci magari solo tu, per incapacità di stare dentro logiche di riconciliazione vere, perché nelle dinamiche di, tra virgolette, seconde nozze o comunque seconde convivenze, le questioni aperte sono moltissime e fare pace con tutte dovrebbe essere appunto, almeno umanamente, l'orizzonte nel quale poter, tra virgolette, fare la comunione. Quindi non semplifichiamo troppo le dinamiche esperienziali di tutti i soggetti coinvolti. Dall'altra parte, per rispondere invece alla domanda di Don Flavio, screditiamo una categoria sulla base di un falso concetto di magistero, perché appunto è vera la questione sulla preparazione dei parroci, in questi termini, non per colpa loro, ma perché li abbiamo preparati a altre pratiche. È chiaro che ora si devono imboccare le maniche e possono, in una certa misura, dovrebbero sentirsi impreparati a fare cose che fino adesso nessuno gli ha chiesto e la loro buona volontà magari faceva senza dirlo troppo in giro. Perché in fondo un parroco onora la realtà. Quello che dice Papa Francesco, c'è un primato della realtà sull'idea, vale sempre. Hai una certa idea della famiglia, ma poi hai delle realtà familiari con le quali devi fare i conti. E allora i parroci, i bravi parroci, hanno sempre parlato con le persone, accompagnato le persone. Ora la cosa è formalizzata e addirittura attribuisce al parroco un criterio di discernimento che ufficialmente lo porta a essere il volto del magistero differenziato. Perché una delle nostre pretese dice, ma com'è che adesso se vado alla parrocchia di Santa Lucia faccio in un modo, se vado in una certa misura è inevitabile che sia così. Non perché il parroco ha diverse sensibilità, dunque c'è il più chiuso, il più aperto, ma perché accompagna vite differenziate. E lo diceva già Tolstoi all'inizio di Anna Karenina, tutte le famiglie felici sono felici allo stesso modo, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Questo è l'attacco di Anna Karenina, Quindi su queste cose abbiamo orizzonti di pensiero e di esperienza straordinari. Io ho sempre detto, in tempi non sospetti, un buon corso di preparazione al matrimonio è lettura comune di Anna Karenina. Se leggi, se
ti metti a leggere con le copie Anna Karenina per 6 mesi, le vedi tutte, le vedi già tutte lì. Poi non è un libro ispirato, dunque si può tante cose si possono discutere, ma che in un romanzo pensato da Tolstoi i due protagonisti, Anna e Levin, a 50 pagine dalla fine, siano tutti, a causa del matrimonio, sul punto di suicidarsi. Guardate che è. E poi uno nel matrimonio scopre la verità di quello che è, e nell'altra la propria perdizione. Una storia, è un libro concepito in modo elegantissimo, perché è il parallelismo tra un matrimonio felice e un matrimonio infelice. Ma anche il felice costa lacrime e sangue, per capirne la logica, perché è una logica che spiazza l'individualismo a cui Levin era troppo affezionato per potersi davvero sposare. Poi ci sta dentro, ma appunto a 50 pagine alla fine Levin, che è quello che trionfa nel matrimonio, nasconde il fucile per non spararsi, nasconde la corda per non impiccarsi, dice Tolstoi. A 3 mesi dal matrimonio. Questo il Papa in qualche modo lo dice, i primi mesi di matrimonio mettono a dura prova e sono appunto da accompagnare con un altro, uno stile non che affida la società, perché la società di queste cose non si è mai occupata, ma se ne occupava, nel senso che la famiglia stava in una famiglia più grande e aveva i zii, i pronipoti, tutti intorno, che si accorgevano delle dinamiche. Oggi non se ne accorge più nessuno, perché ognuno sta nel suo appartamento e si dispera o è felice lì dentro. La Chiesa ha da questo punto di vista qualche risorsa in più rispetto a tutte le altre agenzie del territorio. E lo fa non soltanto con un'agenzia. Ma aggiungo un'altra cosa che va al di là delle domande. Questo travaglio di cambiamento che investe i singoli sposati, che investe i parroci, è un cambiamento, e su questo io insisto molto, culturale. Dobbiamo intercettare la vita degli uomini e delle donne che si sposano, che generano, con categorie diverse, senza avere paura. Perché la paura è, dice, se cambio categoria tradisco il Vangelo. Allora, vi racconto questa cosa che qualcuno avrà già letto, sentito su YouTube, perché vedo che, insomma, l'ho già scritta. Ma la racconto perché raccontata fa un altro effetto. Dopo Amoris Laetitia ci sono polemiche. Allora, ci sono quelli che dicono, no, bisogna tornare alla dottrina, quella sicura, oggettiva, qui si concede troppo ai soggetti. Allora, e le critiche si possono fare al Papa, ai cardinali, al singolo teologo, anche piuttosto duramente, ma si possono fare anche con finezza. Allora, uno di questi polemisti che ce l'ha sempre con la Chiesa aperta, che pensa che la vera Chiesa cattolica è quella tridentina o quella di Pio IX, so, e che le altre tradiscono la Chiesa, dice, ha fatto questa bella metafora, dice, anche Dante Alighieri si lamenta di Amoris Laetitia. Dice, oh, caspita, perché gli sconvolge la Divina Commedia, perché Paolo e Francesca forse non sono più all'inferno. Dice qui, prima avevano la certezza, Paolo e Francesca, inferno. Adesso arriva Papa Francesco, dice, allora Dante va a lamentarsi. E questo ha costruito, ovviamente con tutti i pregiudizi possibili, ma li ha proiettati su Dante che si lamenta, che gli si distrugge anche la Divina Commedia. Allora io ho scritto una risposta facendo parlare Virgilio, che sapete che a Dante spesso lo ammonisce, e Virgilio dice, guarda Dante, tu ragioni in astratto. Perché noi non ci poniamo la domanda, ma perché Paolo e Francesca sono all'inferno? Perché sono adulteri? Sì. Ma com'è che sono all'inferno? Perché il marito di Francesca li ha sorpresi e ha ucciso la moglie e l'amante. E nella società medievale, come nell'Italia fino agli anni 60, se il marito uccide la moglie con l'amante, praticamente fa una galera per ridere. Sapete che l'attenuante del delitto d'onore abbassava la pena di 20 anni, per cui facevi 3 anni, mi pare, anziché 20-25. Cosa vuol dire? Vuol dire che la società tutelava a tal punto il matrimonio che il marito tradito veniva in qualche modo incaricato di eseguire lui la legge. Questo vuol dire, e nella società medievale la cosa funziona.
Il fatto che oggi noi non abbiamo più quella scriminante lì, vuol dire che la nostra società non crede più nel matrimonio o che abbiamo piuttosto un altro rispetto della vita delle persone? Il fatto che tutti gli assassini, almeno in Italia, non li uccidiamo più, ma li mettiamo in galera. Qualcuno potrebbe dire, vedi, nemmeno più la vita vale più, perché una volta sì, tu uccidevi, venivi ucciso. Adesso tu uccidi e ti fanno vivere. Noi stiamo vivendo un cambiamento nelle sanzioni dell'adulterio. La Chiesa, questa cosa la dice Vescò, dall'avvocato, dice, noi abbiamo in testa l'adulterio antico che la società e la Chiesa proscrivevano. E qui vi do un consiglio, guardate il film Filomena. Filomena è interessantissimo, perché parla dell'Irlanda degli anni 50, dove la famiglia di Filomena, siccome lei era una ragazza madre, si trova incinta, la caccia di casa, non vuole più vederla. La accolgono le suore, si fa per dire la accolgono, perché sì, le danno un lavoro, le permettono di partorire, e poi quando il figlio, prima che il figlio compie 4 anni, lo danno in affidamento, guadagnandoci qualcosa, senza dirlo alla madre. E nascondendo alla madre per sempre il rapporto col figlio. Il film, non ve lo racconto, è un film potentissimo che ci fa pensare quanto siamo cambiati da quella società lì. Il giudizio morale sulla ragazza che prima del matrimonio ha rapporto sessuale a un figlio non è cambiato al punto da far diventare la cosa normale. Ma è cambiato anzitutto rispettando i vissuti della ragazza e del figlio. In questo abbiamo fatto un cambiamento epocale che ci costringe a rivedere anche per l'adulterio, come dice Vescò, il fatto che lo pensavamo come reato permanente e adesso lo pensiamo come reato istantaneo. Questo è un cambiamento di fondo, guardate, che permette a Vescò di notare un punto debole di familiarci consorzio. Perché sapete che familiari di consorzio nell'apertura alle seconde nozze distingue però il divorziato che non si risposa dal divorziato che si risposa. E dice, il divorziato che non si risposa, pur avendo vissuto gli amici del peccato, resta comunque potenzialmente nella piena comunione ecclesiale. Il divorziato che risposa invece, per il fatto che si è risposato civilmente, è fuori dalla comunione eucaristica. Vescò dice, questa è una logica oggettiva che non tiene conto dei soggetti. Perché io posso non risposarmi, non per motivo di fede, ma per non avere più problemi. Chi oggi vive il divorzio e ha seconde unioni saltuarie tutti i fine settimana, non ha problemi con la comunione ecclesiale. Chi ricomincia seriamente si tagliava fuori fino a Moris Letizia per sempre. Capite? E Vescovo dice, noi in buona fede quasi incentiviamo un vissuto che non mette più radice, perché abbiamo in testa l'idea di un adulterio permanente. Proviamo a pensare all'adulterio come categoria istantanea, cioè peccato grave, dal quale si può uscire in una logica di seconda unione. Questo però ci costringe a elaborare categorie che abbiamo già elaborato per l'omicidio, per altri reati. Sul reato di adulterio abbiamo un'interferenza della tradizione che ci rende più timorosi, più accurati come è giusto, ma più timorosi nel pensare alla novità. La novità non è che mette in gioco la dottrina della Chiesa, mette in gioco il modo come la Chiesa trattava le persone. E continuiamo anche oggi, lo dicevo nella pausa, ho fatto solo un accenno, questo ci tengo a dirvelo perché è un passaggio decisivo per capire il punto in cui siamo. Il processo canonico di nullità ha assorbito praticamente tutte le questioni riguardanti le crisi delle famiglie. Un cattolico che si trova nella condizione di aver visto fallire il proprio matrimonio non ha quasi alternativa, fino a Moris Letizia, a dire deve esserci per forza un vizio d'origine. Addirittura qualcuno è scandalizzato per il fatto che il Papa dice fallimento del matrimonio, no, è nullità del vincolo. Noi
pretenderemmo di depurare il linguaggio dalla realtà. Perché se tu dici nullità del vincolo, tutto quello che è successo dopo no, non è rilevante. È rilevante solo che all'inizio ci fosse violenza, ci fosse incapacità, ci fosse costrizione, volevi dire no ma hai detto sì, cioè tutte le dinamiche che vengono fuori quando si indaga all'origine. Ma questa cosa che hanno inventato i romani nel diritto, che se tu compri un televisore, lo porti a casa, apri il cartone e dentro c'è soltanto il polistirolo, torni, il contratto è nullo. Se il televisore funziona male, il contratto c'è, ma ci sono responsabilità. Ma se non c'è il televisore, è nullo. Sequeri dice, non è mai come se non ci fosse stato nulla. Questo dobbiamo piantarcelo nella testa. Il pensiero della nullità vale su un caso su mille. Perché ci sono dei matrimoni che originariamente non hanno il minimo necessario. Per lo più proiettiamo sull'inizio problemi successivi. Questo ce lo dobbiamo dire in faccia. L'apertura di amore e letizia nel giro di 20 anni ridurrà drasticamente il ricorso alla nullità. Questo è inevitabile. Perché abbiamo fatto passare da lì tutto quello che non passava per la pastorale, perché era chiusa. Lì c'era diritto d'accesso e passavi dall'unica valvola aperta. E quindi gonfiavi la nullità, ci facevi stare dentro tutto. A un certo punto, avete sentito, anche nel sinodo si è discusso, mettiamo anche il vizio della fede? Ah, certo, se ci mette il vizio della fede, quale matrimonio non si annulla? Chi è che ha veramente la fede quando si sposa? A quale indagine si riesce a resistere? Ma questa è la forzatura. Che notate, non è solo una forzatura concettuale, costringe tutti a guardare solo indietro. Guardi solo a quello che è successo 1 anno fa, 3 anni fa, 5 anni fa, 10 anni fa, e hai voglia a ricostruire quello che è successo 10 anni prima, 15 anni prima. Noi non ci siamo accorti che in questo modo abbiamo preso congedo dai problemi reali. E incentiviamo le famiglie a fare così, perché se tu dici no, ci deve essere un problema in origine, dislochi l'attenzione dalle dinamiche attuali ad allora e non ti curi di camminare con le persone, perché il processo retrocede, ma non è che cammina con le persone. Potremmo dirlo così, dal processo al processo. Le questioni che riguardano la famiglia devono passare dal processo in tribunale al processo esistenziale. Questo vuol dire avere categorie per leggere la storia dei soggetti, perché il soggetto non finisce quando dice sì, ma comincia quando dice sì. Questo è molto imbarazzante perché appunto è una materia non stabilita con concetti rigidi, controllabili, ma è la vita delle persone. Questo è un cambiamento di cui i canonisti sono i primi che si sono accorti, perché tutte le categorie, quando sentono di perdere potere, si ribellano. In ambito matrimoniale, i canonisti, dopo la riforma del codice e dopo Amoris Laetitia, percepiscono che il cambiamento è un cambiamento strutturale. Qualche canonista, diciamo, che ragiona, come ce ne sono, dice... Forse anche nella Chiesa sta succedendo quello che sta succedendo nella società, dove accanto al modo di gestire i processi in modo formale, per cui tu sei condannato, ti fai la tua pena nel carcere, stanno nascendo forme di mediazione e di riconciliazione, di riparazione impressionanti. Non so se avete sentito di queste, al posto della condanna formale c'è un lavoro di riconnessione sociale. La cosa è diventata balzata all'onore delle cronache quando avrete sentito qualche mese fa la madre di un ragazzo che ha ucciso il marito di una signora che era un poliziotto. Questa moglie e questa madre hanno fondato l'associazione che rimette in rapporto vittime e carnefici. La società civile si sta muovendo così. Noi ragioniamo ancora con le categorie classiche, scomunica. Diciamo che non c'è, ma viviamo così.
dobbiamo lavorare ecclesialmente a ricostituire il territorio, il terreno di comunioni possibili, che non sono quelle che idealmente vorremmo, ma quelle che realmente ci sono. Riconoscere la comunione esistente, questo è un terreno che ci costringe a un lavoro, a una ridistribuzione del potere nella Chiesa e a un cambiamento delle prassi. Però il bello della tradizione è che è cambiata già tante volte, perché appunto il processo canonico, come lo conosciamo noi, in fondo l'hanno costruito nel Settecento, ma funziona così da fine 800, primi 900. E oggi attraverserà un percorso in cui si ridimensionerà, resterà per alcuni casi, ma il grosso dei casi passerà per un'altra via. Il problema, e finisco con la risposta che in realtà è un'altra conferenza, il problema è, voi non potete nascondervi, sia da parroci che da laici, che se adesso comincia un percorso che ci porta, che so, tra un anno, tra due anni, ad avere percorsi pastorali, alla fine dei quali famiglie di divorziati e risposati, con figli o senza figli, non solo possono leggere le letture, cosa che di per sé non potrebbero fare, non solo possono portare la comunione ai malati, possono fare catechismo, possono comunicarsi, ma dal punto di vista giuridico non c'è nessun riconoscimento. L'assetto giuridico non li vede, e questo non può durare molto. In tutte le cose prima contano i fatti e poi li si sistema, ma bisognerà sistemare questa identità. Com'è che io, dal punto di vista civile, sono divorziato da una persona e legato con un'altra? Dal punto di vista ecclesiale sono sempre legato soltanto con quella persona da cui dal punto di vista civile sono separato. In chiesa mi dicono che vivo la pienezza di comunione, ma la mia identità? Come si trova la soluzione? Certo, la nullità risolve tutto, ma se io non sono neanche disposto a dire che non c'è stato nulla, ci sono le soluzioni. Gli orientali, per esempio, dicono che con le nuove nozze muore il vincolo. E questo ha anche valore giuridico. I tedeschi suggeriscono: usiamo per il matrimonio le categorie che usiamo per i preti. La dispensa che sospende l'efficacia di una identità che continui ad avere, ma che ti permette di averne un'altra. Questi dicono: tu avresti ancora sacramentalmente un legame con una persona che però la Chiesa riconosce privo di effetti giuridici e riconosce un contratto civile con effetti giuridici. A questo dovremmo arrivare, perché altrimenti viviamo schizofrenicamente. Sul piano del diritto c'è una situazione di incompatibilità, sul piano ecclesiale va tutto bene. Questo è un passaggio non scandaloso, di cui però bisogna occuparsi, perché non potremo mai pensare di aver risolto semplicemente dando la comunione piuttosto che non darla, perché dare la comunione vuol dire anche riconoscere che lì c'è comunione, e questo deve essere possibile dirlo anche dai tetti. E questo sarà il problema che affronteremo più avanti. La prima cosa da fare è darci le strutture pastorali che onorano la realtà. Dopo, questa realtà dovrebbe essere anche conoscibile sul piano del diritto e della riconoscibilità formale. Ecco. Ancora, sì, prego. Prego Paolo. Dunque, sono totalmente d'accordo con questa lezione. Sicuramente adesso stiamo vivendo un momento straordinario in cui sembra quasi che la società civile presenti dei conti, presenti cioè delle istanze che non sono eludibili, e forse anche l'aiuto della psichiatria, della psicologia, ci ha aiutato molto a chiarire anche i bisogni dell'uomo, ecco. E io rappresento un po' il genitore anziano che mi sento dire: papà, non ci amiamo più. E cioè sentiamo la sofferenza di certe situazioni,
Noi diciamo, ma avete l'impegno, ci sono dei motivi etici per cui dovreste sentire il bisogno di... ma papà, cosa vuoi parlare di impegni etici? Cioè, c'è veramente, non è uno scontro tra quello che penso anch'io, con molta liberalità e diciamo, affetto, capisco, cioè, questo desiderio di riesaminare la situazione. Nello stesso tempo però ci troviamo a soffrire di una situazione drammatica che i giovani ci presentano come temi in cui la discussione non è facile e che rientra poi credo anche in questo, ecco, in questo tema che parla della famiglia, parla anche dell'affettività in genere e della revisione credo anche del nostro comportamento come esseri una società nel momento in cui la sanzione, anche la norma, non deve essere rigida ma deve cadere sempre in una valutazione nel tempo più che nello spazio. Prego Luciano, Don Luciano. A proposito da partire dalla vita quotidiana, penso tutti noi abbiamo in famiglia qualche situazione di questo genere. Siamo 7 fratelli, quindi è un po' facile. Nipoti, pronipoti e compagni. La convivenza può essere considerata tranquillamente come io la considero, voglio un discernimento in questo, una tappa verso il matrimonio, anche prima civile magari, perché col contesto di fede così annebbiato come era stamattina la nebbia, e poi eventualmente per un matrimonio anche ecclesiale. Grazie. Ancora qualche altro? Prego, Don Gabriele. Ricordo il Cardinal Newman diceva, prima di brindare al Papa, brindo alla mia coscienza. Io mi sono regolato da tanto tempo su questo principio della maestà, della coscienza. E vedo anche quando vado nei gruppi di automutuo aiuto, dicono, sì, molto cauto, non dare consigli anche se te li chiedono. Ma piuttosto educa ognuno a raccontarsi in modo che entri in contatto col suo maestro interiore, il buon consigliere interiore, diceva Jung, e abbiano il coraggio di fare le loro scelte. Anche quando in confessionale domandano, posso andare alla comunione? Io dico, come pastori abbiamo delle regole. Però trova anche tu il coraggio di fare le tue scelte. Cioè, c'è lo spazio personale nel quale anche tu puoi fare, tra virgolette, i tuoi rischi. Non so se questo criterio possa valere anche in questi tempi in cui le culture del mondo, sulla piazza del mondo le culture si incontrano, perché dobbiamo fare i conti anche con la società multiculturale, multireligiosa, e qua sotto il cielo dobbiamo sentirci un'unica famiglia. Grazie Gabriele. Diamo ancora la parola. Sì, ci sono bellissime altri spunti che vengono da queste tre riflessioni. A Paolo dico così, che appunto giustamente noi dobbiamo restare dentro una tradizione che sa che nel matrimonio, amore, famiglia, matrimonio, si sperimenta un principio di comunione che supera l'autosufficienza, potremmo dire così. E questo è molto imbarazzante, soprattutto nel nostro tempo. Ma non perché gli uomini
almeno da Adamo ed Eva, e dunque sembra abbastanza all'inizio, abbiano avuto la tentazione dell'autosufficienza e non ci sia da mitizzare una volta sì che si era generosi, oggi, appunto, una volta sì che si era capaci di comunione, vedi Adamo ed Eva, ecco, insomma, più torni indietro e non è che trovi proprio il paradiso terrestre, appunto trovi quella storia lì, dove appunto la tentazione dell'autosufficienza è connaturata e prende forme diverse a seconda dei tempi. Oggi una delle tentazioni è non vedere la logica dell'impegno in ciò che ti gratifica. Per cui la frase non l'amo più, cioè, se non sento più, che senso ha? Guai a pensare, come ho letto, ho fatto una piccola polemica, un prete romano abbastanza famoso che ha scritto Dico e lo dice, e purtroppo lo dice, perché appunto secondo me è una lettura totalmente stravolta della realtà. E dice così, in queste catechesi dice, tu ami, ti piace questa ragazza, vorresti stare con lei, non ti devi sposare. Quando cominci a disprezzarla, quando cominci a criticarla, a vederne tutti i limiti, allora puoi cominciare a pensare di sposarla. Allora, chiaro che è una cosa paradossale, però si sposa perfettamente con l'ideologia che dice questo sentimento ha rovinato tutto, una volta che non c'era sentimento ci sposava seriamente. I conti col sentimento vanno fatti, ed è un limite che non ci sia, o che si viva solo di quello, perché il matrimonio è un'altra cosa. Ha bisogno del sentimento, ma non vive solo del sentimento. E gli equilibri però di epoca in epoca cambiano. Il nostro tempo rischia di sentirsi dire, appunto, dalle giovani generazioni, ma guarda, adesso abbiamo vissuto 5 anni, ma io non ho più lei, lei non ha più me, come se il vivere insieme non avesse nessun profilo ulteriore rispetto al giudizio che i singoli danno di esso. E questo è il livello delicatissimo in cui occorre mediare, senza pensare che una logica istituzionale, no, ti sei sposato e quindi non si discute più, possa valorarsi se non passa attraverso la coscienza. Dove coscienza non è soltanto quel che sento, ma sentimento, giudizio, riconoscimento, senso del dovere, è un complesso di esperienze nel quale l'uomo non è mai del tutto pronto e nel quale nel nostro tempo dobbiamo fare attenzione alla deriva sentimentalista, questo è evidente, perché la deriva sentimentalista non permette di costruire niente, non solo il matrimonio, ma neanche la scuola, ma neanche il lavoro, cioè niente regge se non si onorano logiche un po' più complesse di quel che ti piace. E su questo appunto il fondo è, io credo, e mi pare appunto che nella proposizione della domanda stessa ci fosse la fatica di un equilibrio da ritrovare, che è onorare le logiche dell'impegno in un mondo che non può non passare attraverso la coscienza. E questo è molto complesso, eh? Io di solito lo trascrivo nelle categorie di un pensiero adeguato della libertà. Il nostro è un mondo della libertà, che la pensa ingenuamente, perché la libertà in realtà è sempre piena di senso di gratitudine per cose che non sono tue. Tutte le cose in cui ognuno di noi sente di essere pienamente libero, non se le date da solo. La parola, per esempio. Ognuno, il mondo moderno nasce quando tutti devono avere la libertà di parlare. E guai! In quale mondo? In una chiesa in cui un papa ti dice, ma parlate davanti a me? E beh, scandalizza, perché noi siamo abituati al mondo in cui parli solo per consentire. Non è libertà di parola. Libertà di parola è dire, io, caro signor papa, non sono d'accordo. Questo un vescovo deve avercela come libertà, ed è esercizio di comunione. Solo nella comunione si può davvero dissentire. Ma appunto, libertà di parola è un valore astratto, per dire cosa? Tutti i contenuti delle parole che diciamo ci vengono da parole che abbiamo appreso da altri. Il linguaggio non te lo dai tu, noi parliamo l'italiano e nell'italiano sei pieno di onore da riservare a tutti coloro che hanno parlato prima di te e ti hanno dato tutte le parole che tu puoi usare.
e che tu puoi usare, e quanto più piccolo sei, quanto più sei bambino, con assoluta libertà. Stai in un linguaggio e lo ricostruisci, perché lo parli tu. Sei arrivato tu e tu lo parli in modo diverso. È il bello di sentire i bambini che parlano la lingua, noi diciamo non la capiscono ancora bene, ma fanno associazioni che un adulto non fa più, ma un bambino se le può permettere. E contamina linguaggi che noi teniamo separati. Le lingue sono vive quando vivono appunto delle nuove generazioni che le usano. Ma vedete, la libertà di parola è piena di un senso di obbligo verso coloro che te l'hanno insegnata e anche di gratitudine per il dono che è l'esperienza di libertà. Il nostro tempo è un tempo in cui la libertà come diritto, la libertà come dovere, la libertà come dono devono trovare nuovi equilibri. Vedete, nella Chiesa è molto utile il tempo del Giubileo, perché ogni uomo è libero, ma un'autorità l'ha liberato, la libertà, l'autorità dei genitori, l'autorità dei maestri. C'è molta autorità nella nostra libertà, ma la vera autorità è solo quella che è capace di misericordia. Le illusioni di una Chiesa che pensa che col potere tieni a bada la libertà montante nella società è una Chiesa ingenua, perché il vero potere è soltanto l'amore e la misericordia. Ti dà autorità, la capacità di amare e perdonare, il resto è solo strumento basso a volte che porta a interferenze che ti fanno dubitare che tu abbia davvero autorità. Ogni uomo e donna autorevole è perché sa amare e sa perdonare. Così diventa autorevole e così libera gli altri. Questo è l'esperienza del matrimonio. Nel matrimonio l'altro è per te libertà. Se cominci a viverlo come schiavitù, come oppressione o come alienazione, lì c'è un problema nel rapporto e forse c'è anche un problema di modo di pensare il tuo rapporto con la libertà. Ma tutto questo appunto ha bisogno di accompagnamento, non basta una norma. Perché la norma rischia solo di confermare. In questo il Sinodo e Francesco sono stati molto abili a non cadere nella trappola di mettere una nuova norma, aperta o chiusa che sia, no, è fare emergere l'esperienza autorevole, la partita che si gioca. E qui allora, come pensare la convivenza? Appunto, la premessa anche qui è stata interessante. Siamo sette fratelli. Allora, nelle grandi famiglie di una volta, che oggi sono meno grandi, le cascate di figli, nipoti, ti presentano tutte le dinamiche possibili oggi sul mercato, no? Le scelte di vita, dei modi di pensare, per cui puoi trovare la persona molto credente, i figli e i nipoti possono avere le loro strade anche di fede, ma trovi anche il molto credente che fa la scelta di convivere, invece si sposa quello che non crede più. Ma la convivenza oggi non è più quella, né quella di 50 né quella di 100 anni fa. Convivere non è anzitutto contestare il matrimonio, o la Chiesa, o lo Stato, è osare uscire di casa, per esempio. L'immaginario del bamboccione che usò un ministro, per dire questi che nella società, nello Stato sociale, dove paradossalmente i più anziani guadagnano di più dei più giovani, perché questo succede solo 50-60 anni. Nella storia dell'uomo i più anziani vivono di quello che guadagnano quelli che hanno forze. In uno Stato che dà la pensione agli anziani può succedere che gli anziani con la pensione guadagnano e i giovani e i meno giovani vivono della pensione dell'anziano. Dunque, stare in casa con papà e mamma, al di là che hai il lavoro, fino a 40-50 anni, sono fenomeni recenti rispetto a cui uno che convive è un eroe. Cioè, osa mettersi in gioco. Provate a pensare la convivenza non come è meno del matrimonio civile ecclesiastico, ma è più del restare a casa e capite che lì si gioca un immaginario diverso, capovolto. Non vedi più il bicchiere mezzo vuoto, ma lo vedi mezzo pieno. Per quanto provvisoria, è appunto una uscita dalla autosufficienza del grembo materno. Del rinviare sine die lo smammare, che appunto è parte della vita
di ogni uomo e ogni donna. Se non smammi mai, non diventi te stesso. Questo, oggi soprattutto, va detto apertamente, perché è molto più facile di ieri. Ieri per necessità si smammava, perché la società era fatta in modo tale che se a un certo punto non ti rendevi autonomo, entrava in crisi il sistema. Oggi il sistema sembra fiorire se tu resti lì. Per cui rischiamo di prendercelo con i conviventi. E invece non diciamo niente a quelli che fino a 50 anni stanno lavorando, mettendo tutti i soldi in banca e vedendosi con la fidanzata solo nel fine settimana. Quanti vivono così oggi? In fondo. La residenza resta quella originaria, ti permetti un fine settimana lo fai a Boston, un altro fine settimana lo fai a Edimburgo, poi una volta vai a Mosca, torni con Ryanair, spendi anche poco, e tutto resta in una vita che non cambia mai. Cambia sempre, turisticamente, e non cambia mai strutturalmente. Questo oggi va letto dalla Chiesa con altre categorie. Se resta l'idea, no, convivenza no, solo matrimonio, parliamo soltanto con gli sposati, non parli con nessuno. O parli solo con i pensionati. Che appunto una delle è avere come interlocutori soltanto i pensionati. E dentro tutto questo ovviamente cambia il rapporto con la coscienza, nel senso che la nascita del mondo moderno non è soltanto la pretesa atea di una coscienza ridotta a coscienza del soggetto che non riconosce più nessuno intorno a sé. Che questa, la nostra cautela sulla coscienza è sempre stata segnata dal sospettare che l'enfasi sulla coscienza tardo-moderna sia perdita dell'evidenza di Dio, perdita dell'evidenza della Chiesa, soggettivismo, individualismo, disastro, catastrofe. Per cui mortifichiamo il discorso sulla coscienza. In realtà riprendere il discorso sulla coscienza, come fa Moris Letizia, in questo ha conseguenze al di là della famiglia, della pastorale familiare, è un documento su che cosa è la dottrina cattolica, su come la dottrina deve passare attraverso la coscienza per essere veramente se stessa. Questo è una sfida anche di pensiero, una sfida di azione. Passare attraverso la coscienza dei soggetti è l'unica via per annunciare il Vangelo. Allora, tutte le forme di fondamentalismo, rigidità, uniformazione, che si trovano in tutti gli ambienti e non soltanto nei fondamentalisti, nei modi di ragionare con cui noi facciamo i passaggi all'interno dal Vangelo alla dottrina. Per farvi un esempio, un bravo biblista di Novara, che si chiama Silvio Barbaglia, ha scritto un librettino gustosissimo, che si intitola Gesù il matrimonio, a chi si rivolge, per chi parlava, punto interrogativo, dove da bravo biblista fa un'analisi semplice, in realtà complessa, solo del capitolo 19 di Matteo, Vangelo del secondo Matteo, capitolo 19, il famoso capitolo che comincia con le parole più chiare, più pesanti, più nette, più lucide, di quello che Gesù risponde alla domanda sul matrimonio. All'inizio non era così, l'uomo non lo si separa, cioè quello di unito. Tutte le frasi che ripetiamo quasi come se fossero un codice normativo vengono da lì. E il biblista osserva che quel capitolo ha una strana struttura, perché comincia sul matrimonio, passa attraverso gli eunuchi e poi finisce sulla ricchezza. È un capitolo su matrimonio-patrimonio. Strano rapporto, che noi non pensiamo. Nella tradizione recente il matrimonio è totalmente separato da tutti i problemi del patrimonio, mentre nel discorso che fa Gesù c'è un chiarissimo rapporto tra il bisogno di povertà e l'impossibilità della povertà se hai figli. Lì c'è una questione viscerale per la tradizione, nel tener conto che noi abbiamo recepito la prima parte come se fosse diritto naturale, la parte sulla povertà invece i consigli evangelici, come dire. Che un cardinale abbia una stanza, vive in un appartamento di 500 metri quadrati, no, non è un problema. Il problema è che non abbia rapporti sessuali, questo sì. Ma sul piano patrimoniale, nel capitolo 19, i due discorsi sono scandalosamente confusi, ma lui dice, per capire a chi parla Gesù, bisogna leggerlo tutto e capire che probabilmente lì c'è una logica di gradualità che noi abbiamo azzerato,
per tradurre tutto in termini di diritto naturale e proporre ciò che gli è graduale come se fosse l'unica strada. Mentre tornando al Vangelo, noi usciamo da una logica soltanto legale. Lo fa da biblista, quindi diciamo non è sospettabile di voler lavorare sul piano della teologia morale. Dice, la scrittura letta integralmente ci fa un altro discorso. Questo appunto è tradotto nelle categorie che stiamo utilizzando questa mattina, la coscienza è anche vigilanza nel come trattiamo la tradizione. Vigilanza, la coscienza ci aiuta a essere del tutto onesti con la tradizione, a non farne sintesi del tutto unilaterali, a non considerare che la storia della dottrina sul matrimonio comincia nel 1852. Perché se fai così, leggi soltanto la parte che ti interessa e che è quella più problematica. Che la forma canonica nella Chiesa cattolica romana ci sia dal 1562, cioè vuol dire che per 1500 anni come la gente si sposava non aveva rilevanza. In casa, nell'osteria, per strada. Tu alla fine eri benedetto. Da Trento in poi nasce l'idea che anche l'atto fa parte del sacramento. Questo ci ha alleggerito e appesantito la tradizione. Da lì in poi, noi potremmo dire, con amore e letizia, per certi versi, torniamo a prima della forma canonica, non c'è dubbio. Stiamo sperimentando una Chiesa che si svincola da una rigidità canonica che abbiamo introdotto dal 1562 in un mondo che stava cambiando e che adesso cambia di nuovo. Lì lo Stato moderno non c'era ancora, stava nascendo, la Chiesa l'ha anticipato. Oggi è al traino e deve smarcarsi. Se continua a seguire lo Stato moderno, perde sempre, perché non ha le strutture. Non può fare la concorrenza allo Stato moderno, perché lo Stato moderno ha la sanzione, lo Stato moderno ha l'organizzazione, come dire, sul territorio. La Chiesa non ha e non deve avere, perché lavora su un altro piano. Qualcuno dice, in questo modo si introduce il divorzio cattolico. Non si introduce nessun divorzio cattolico, perché la gestione del divorzio da parte dello Stato ha bisogno di strutture che la Chiesa non ha. Come assicurare che ci sia il trattamento del marito rispetto alla moglie o della moglie rispetto al marito dal punto di vista finanziario? Questo ci pensa lo Stato. La Chiesa su questo non ha niente da dire in partenza, ma deve occuparsene per riconciliare le persone. A volte la riconciliazione non è possibile perché sul piano economico non si sono risolti i rapporti. Di questo dobbiamo occuparci anche ecclesialmente. L'identità dei soggetti è anche di cosa vivono, come vivono. Allora, i fenomeni a questo punto di vista sono molto complessi. Accompagnare le scene vuol dire non pensare di cavarsela con leggi oggettive che salvano soltanto chi le pronuncia, non i destinatari. Nel dibattito sinodale si aveva l'impressione che alcuni che intervenivano avevano il problema di salvare i vescovi nella pastorale familiare. Il vescovo, sì, anche il vescovo deve salvarsi, ma non è che tutta la struttura ecclesiale è perché alla fine il vescovo sia salvo. Il vescovo si salva brillantemente con un sistema astratto. Il vescovo si salva se ha l'odore delle pecore, cioè se un po' sta davanti, un po' sta al centro, un po' sta in fondo, come dice Papa Francesco. E questa è una bella immagine. Anche in questo percorso, i ministri, non solo i vescovi, i parroci, i responsabili laici della pastorale familiare, perché anche questi sono ministri, un po' devono stare davanti, un po' devono stare dentro e un po' devono stare in fondo. Amore e letizia dà questa libertà, non costringe a stare in una sola posizione, ma chiede di più, e per questo a volte ha reazioni, come dire, un po' di disagio, nel senso che dice, qui però allora bisogna cominciare a lavorare davvero. Sì, ma non perché bisogna lavorare, ma perché chiede una profonda revisione delle pratiche ecclesiali e dei modi di pensare della Chiesa, le novità di vita che il mondo contemporaneo ci offre, e non sono solo novità negative. Ricordate che Papa Francesco comincia intenzionalmente dalla scrittura e lo dice, voglio cominciare la scrittura per non cominciare con
l'elenco di Geremia di sul mondo moderno che non capisce più la famiglia, non capisce più l'amore, non capisce più il matrimonio. È vero che ci sono tanti problemi, ma intanto consoliamoci in un modo. La famiglia di Adamo ed Eva, dice, la prima famiglia di cui ci parla la scrittura, è piena di violenza, di incomprensione, dice, e ciò nonostante, lì, in una famiglia così storta, Dio scrive dritto. Ma non è molto diverso per la famiglia di Abramo. La storia della famiglia nella Bibbia non è la storia dei modelli di famiglia, e persino quella che è il modello dei modelli, la cosiddetta sacra famiglia, è una famiglia ben strana. Cioè, di regolare nelle famiglie della Bibbia non c'è niente. Noi, da bravi borghesi, abbiamo fatto la famiglia regolare, che è quella che corrisponde a una forma di vita che non c'è più nella società. E un'altra cosa che voglio dirvi, c'è un esistente, in parte ancora Amoris Laetitia continua con questo ritornello, cioè la famiglia è il nucleo della società. Vero, ma è vero anche il contrario, che la famiglia è il frutto di una società. Non è soltanto che se metti a posto la famiglia la società funziona, ma devi lavorare su grandi strutture perché lì dentro la famiglia sia ancora possibile. Cioè, le due logiche vanno onorate, altrimenti facciamo sempre solo un discorso moralistico sui soggetti. Si tratta di fare un discorso di fondo. Quella cosa che fa così, e ha fatto così bene Papa Francesco quando ha parlato ai vescovi a Filadelfia, quando è stato negli Stati Uniti, a Filadelfia, ha incontrato i vescovi di tutto il mondo che erano lì presenti per l'incontro delle famiglie che si faceva lì a Filadelfia l'estate scorsa, due stati fa. Il Papa ha fatto il discorso del negozietto, vi ricordate? Ha detto, 50 anni fa tutti noi compravamo nel negozietto di quartiere, pochi prodotti, ma conoscenza, eravamo riconosciuti, ci facevano credere, se avevi dimenticato il portafoglio a casa, diceva, vabbè, paga domani, con tutte le dinamiche tipiche del negozietto di quartiere, dove però ci sono anche le dinamiche negative, se entra il parroco o entra il maresciallo dei carabinieri, ti passa avanti. Oggi nel centro commerciale nessuno ti passa più avanti, perché c'è i numeri, ci sono le code, tutto a posto, ma nessuno ti conosce. E il credito te lo fanno se hai la carta, se non hai la carta neanche 5 centesimi. E il Papa però aggiunge, attenzione, perché dovremmo penalizzare le generazioni che conoscono solo questo modo di comprare e non hanno memoria di quel negozio del quartiere? A volte nel nostro approccio ecclesiale prevale la nostalgia, torniamo a quel mondo, non si torna a quel mondo lì. Si fa scaturire comunione possibile in logiche più complesse, che sono logiche che ti offrono molti più prodotti di prima. Trovi 30 tipi di uova, mentre là ce n'è solo uno. Lo paghi in termini di mancanza di riconoscimento. Su questo si può lavorare a favore della comunione. Lì Dio parla. Prima di diventare Papa, Bergoglio ha fatto una conferenza dicendo: noi siamo abituati ad andare a portare Dio dove non c'è. E questa è una mentalità distorta. Dio c'è. Non lo riconoscono e noi possiamo farlo riconoscere. Ma Dio c'è già nella città. Dio è nel centro commerciale, Dio è nello stadio. Il problema è mostrarne la forza, portando linguaggi, portando testimonianze, ma senza la presunzione di portarlo noi, perché se parti con questa presunzione distorci la realtà. Dio c'è già nelle famiglie felici e infelici che oggi ci sono, con tutti i loro problemi e con tutte le loro stranezze, ma lì dove uomo e donna si amano davvero e generano, lì ci sono dinamiche di cui la Chiesa deve offrire custodia, accompagnamento, discernimento e integrazione. Credo che ci sia facile ringraziare appunto Andrea per quello che ci ha proposto, la ricchezza della riflessione sua, che fa da criterio, penso, di rilettura poi in dettaglio, no, del documento, perché penso che, no, l'obiettivo sia anche quello di prendere contatto direttamente con il testo. La passione con cui ci ha proposto, no, questa riflessione, il calore anche, quindi anche questo aiuta un momentino a entrare dentro la prospettiva che lui ha cercato di proporci. Io lo ringrazio appunto a nome vostro.
E speriamo di avere altre occasioni, magari per averlo su altri fronti, nell'ambito della liturgia, in modo particolare dove è un esperto riconosciuto. Grazie a voi. Prossimamente, il prossimo lunedì, ci sarà Fumagalli, che non ci parlerà in quel libretto del gender, roba del genere. La tematica è espressa attraverso il titolo che trovate sul foglio. C'è il vicario generale che deve dire qualcosa. Buongiorno a tutti. È così un messaggio per chi vuole conoscere un po' quello che è successo in questi giorni riguardo ai nostri due preti, Don Giovanni Battista Zilio, di cui sapete c'è il funerale domani, che è mancato la liturgia di risurrezione, a proposito, ed è mancato anche Don Gianni Doro, ieri mattina, e ci sarà la liturgia di risurrezione a Lonigo, nel Duomo di Lonigo, non a Bagnolo, perché è troppo piccolo, mercoledì pomeriggio alle 15:30. Ecco, ci tenevo a dirvelo, perché sono due cari preti nostri, confratelli, che ci precedono e ci sono stati di esempio e di sostegno. Buona giornata e buon ritorno, e grazie al nostro caro professore, che adesso mette in difficoltà tutti i giuristi, i canonisti, i tribunali, adesso non sanno più cosa fare. E libera i parroci. Grazie, buona giornata.